21. Radio 21. Passione sportiva. Buonasera, buonasera, buonasera da Osteria. Oggi è una serata di un'osteria pienissima, anzi, ci fa molto piacere perché abbiamo tanti tanti ospiti, ma ne avremo anche tanti telefonicamente, ne abbiamo anche in piedi, vediamo che devono crescere perché Andrea Caloba adesso troviamo una sistemazione, anche per te adesso Danny che è il nostro tecnico a tutti gli effetti. Sì, gli do il cambio eccetera, io, compresi quelli speciali. Sì, è riuscito anche ad accendere il condizionatore, quindi questa è una buona notizia. Intanto saluto Francesco Del Carlo. Ciao a tutti, buonasera. È appena finito di fare le righe. Magari, ho appena iniziato a fare le righe al campo. C'è un ritorno, ci fa sempre piacere, poi dopo Gianluca Corradi. Buonasera, finalmente, non potevo più stare senza di voi, era una cosa, ero intrattenibile. Ci mancavi, poi c'era... c'è Andrea Calò che è in piedi. Ciao, buonasera a tutti in piedi. E Danny Labriola che da prima aveva. Buonasera, sono il tecnico di studio. E poi è arrivato a trovarci Massimiliano Verdelli che ha fatto un libro, no? Sì, buonasera a tutti. Sì, un audiolibro sul doping. Ecco, audiolibro, per cui dopo spieghiamo che cos'è. Sì, ma l'audiolibro immagino che lo capiamo. Ma cosa sia, poi insomma c'è tutto una cosa, tra l'altro in questi giorni il dibattito sul doping è diffusissimo, anzi è molto attento, poi c'è questa ultima che è venuta, questo discorso di Fromm, no? Che stranamente ci mancava altro, esatto, poi tu sei, no, ma stranamente, no?
quando si è mosso il Tour de France, ha risolto il problema in 5 secondi. Cioè, sono stati un anno a cercare di decidere di risolvere un problema. Poi improvvisamente. No, secondo me sei maligno, no, però, da questo punto di vista. Sì. No, secondo me è più nel il corso delle cose doveva essere quello. Sì. Il Tour de France ha cercato ha chiamato Froome all'ultimo momento per essere sicuri di non avere la possibilità di avere un appello. Esatto. E però è arrivato il Tribunale Internazionale, esatto, che ha detto stranamente che... ha risolto il problema. Vabbè, questo è un problema meglio che... così comunque. Sì, no, ma anche perché è un problema da risolvere, perché insomma non puoi correre sul giudice da cosa andiamo avanti per 60 anni. No, vabbè, ma questo è uno dei pochi casi, diciamo tra virgolette, del doping. Ma noi dopo avremo anche, perché noi siamo stati un po' i primi con Simone Beltrambini a parlare del discorso Ronaldo, Ronaldo alla Juventus. Credo che le possibilità siano ormai altissime, anzi direi quasi certe, ma c'è anche un Bologna che si sta costruendo e noi abbiamo anche un Renzo Ragonesi che è più che mai pimpante. Ciao Renzo! Buonasera a tutti! Renzo. Ciao Carlo! Senti, intanto questo aspetto che di Ronaldo, che insomma sta titolando praticamente, è al centro ormai di tutta l'azione del mondo calcistico, anzi sta quasi, per quanto riguarda noi, mettendo in secondo piano il mondiale che stiamo giocando, no? Mettendo un pochettino, insomma, non all'altezza del mondiale. Invece Ronaldo, io dico una cosa soltanto, a me l'avevano detto 15 giorni fa, io non ci credevo. Però la Juventus quando fa un affare difficilmente lo sbaglia. Non lo so, perché mi hanno detto prima Ronaldo 100%, poi adesso mi hanno detto l'80%, perché non so se Florenziano, il presidente del Real, voglia di più, voglia di meno, non riesco ancora a capire bene. Sì, ma sai, quando tu parli di 80-100 e quando comunque si muovono certe situazioni, teniamo sempre conto di un fatto che non è che ci siano molte altre squadre in grado di prendere Ronaldo. Quel prezzo lì, 100 milioni, no? Ma anche perché Ronaldo è l'unico campionato in cui non ha giocato, cioè a parte dei campionati importanti, e come dicevamo oggi è anche l'unico, vincendo il campionato italiano, farebbe una tripletta importante, cioè avrebbe vinto, sì, moltissimo, sia, sì. Avrebbe, e sarebbe l'unico, perché certo abbiamo visto anche Ibrahimovic, ma Ibrahimovic ha vinto in Francia. Ma è un campionato abbastanza, diciamo, meno quotato, anche se è un grosso campionato, però è meno quotato di quello inglese, spagnolo e italiano. E italiano. Secondo voi, quindi, sarebbe una sfortuna per il campionato italiano avere un Ronaldo che gioca nel campionato in Serie A, oppure una fortuna? Perché sto sentendo una fortuna. Allora, sì. Il discorso è molto semplice, cioè, la Juventus è da 7 anni che monopolizza il campionato, e con i giocatori, indipendentemente da Ronaldo, lo monopolizzerebbe lo stesso. Con Ronaldo lo monopolizzerebbe di più, ecco. Quindi è chiaro che però avere un giocatore di quella importanza lì crescerebbe anche l'interesse ancora di più, attira spettatori. Faccio per dire, a Parma mettiamo caso, cioè tante viene in Serie A e arriva Ronaldo, dove la Juve faceva sempre il pieno, ma con Ronaldo fa il doppio di pieno. No, ma dico ad esempio Danny, che credo che non vada a vedere una partita di calcio da 32 anni, se ci fosse Ronaldo forse l'andrebbe a vedere. Ma no, non mi interessa, io preferisco Milik, Verdi, Calleon, Mertens, questi sono giocatori. Perché Ronaldo non è un giocatore? No, io, allora, intervengo io che sono juventino, cioè per me sarebbe un gran succhio, come si dice. Sentiamo Massimiliano, che è un po' giocatori... neutrale. Io sono bolognese, signore, quindi sicuramente anch'io qualche d'accordo. Sì. Però ragazzi, Ronaldo è stato considerato il più forte calciatore del mondo,
da tantissime vabbè, su questo non c'è dubbio. Aspetta che sentiamo Massimiliano, perché so vi stavate accavalando. Anch'io come Danny è un po' di tempo che non frequento lo stadio, però sicuramente con Ronaldo andrò a vedere Bologna-Juve, tifando ovviamente Bologna. Beh, questo è ovvio, perché immagino che ci sia più gusto battere Juventus con Ronaldo. Ronaldo, la Juventus si batte sempre volentieri. Esatto, con Ronaldo si batte ancora più volentieri. Esatto, cioè questo è sicuramente vero, no? Però, sì, però nessuno toglie il valore attuale di Ronaldo, perché se non è il primo è secondo, ecco, per me è il primo in mondo, perché quello che ha vinto lui non l'ha vinto nessuno. Senti, c'è anche, non trascuriamo questo mondiale che comunque ha portato ai quarti 8 squadre, a parte vabbè il Brasile che è una squadra di grande tradizione, ma sono 8 squadre, 7 squadre. La Francia ha vinto, però in linea di massima sono tutte squadre a sorpresa, poi sostanzialmente. Sì, io dico che è un mondiale a un certo momento non molto esaltante, perché vengono a mancare la Germania, la Spagna, l'Argentina, a un certo momento viene considerato un campionato del mondo in seconda, faccio per dire. Sì, però ci vuole anche un po' di aria diversa, no? Perché sì, sennò... d'accordo. Però chi ha fatto vedere qualcosa di diverso è stata un po' la Francia con Mbappé. Però del resto gli altri giocatori non hanno visto. Ho visto un grandissimo centrocampista nel Brasile, che Casimiro, per me l'ultima partita ha giocato in una maniera eccezionale. Hai capito? Beh, però insomma, nelle altre squadre Ma vedi, Lorenzo, secondo me noi trascuriamo un giocatore ad esempio tipo, perché poi i giocatori tanti sono importanti, però ad esempio Mandzukic, che è un giocatore che noi forse perché nella Juventus è una, diciamo, terza linea, no, rispetto a quelli più conclamati, però è un giocatore che io credo da che rendimento, siano pochi che siano in grado di giocare in diversi ruoli e sempre facendo la cosa giusta. No, sono d'accordo su Mandzukic, non so se la Juve se ne priverà, però è un giocatore che ti rende in qualsiasi ruolo, lo metti, e poi è un giocatore che aiuta anche alla difesa e al centrocampo. Sì, farebbe secondo me malissimo a privarsi di un giocatore che comunque mi sembra anche quei... Cioè, qualcuno però deve dar via se arriva Ronaldo, eh? Vabbè, intanto sicuramente va Higuain al Chelsea, questo te lo... è già firmato, però è sicuramente il discorso è quello, cioè loro per recuperare i soldi ne danno in via, cioè questo mi sembra abbastanza ovvio, sarebbe anche una cosa giusta, anche perché non credo, non si può avere tutto, dai. Sì, non si può avere tutto, e credo che non possono giocare neanche molto assieme, per cui poi cioè, insomma, se tu metti Ronaldo vicino a Dybala e Mandzukic, mi sembra che già... poi hai preso già Cancelo, Cancelo è buono, insomma, mi sembra che i giocatori Xhaka, ha segnato i giocatori la Juve, e infatti si fa questa operazione con Ronaldo, lo fa per vedere se riesce a vincere la Coppa dei Campioni, hai capito? Certo, perché soltanto quella cosa lì, perché il campionato d'Italia lo vinceva anche senza Ronaldo, secondo me. Anche quest'anno, anche perché quest'anno c'è anche un aspetto che è importante, che le altre squadre all'estero non sono messe benissimo, perché a parte gli inglesi, ma le spagnole stanno tutte ricostruendosi. Molte. E Barcellona e Real anche. Sì, e anche la Paris Saint-Germain mi sembra in un momento di... Da via anche cosa, dicono che dia via... come si chiama il brasiliano? Poi secondo me Mbappé finirà a Real Madrid. Mbappé però è un buon giocatore, mi sembra un buon giocatore veramente. Madonna. C'è tutto. Dire un buon giocatore mi sembra boh. Hanno che non batte il record del mondo nei 100 metri, allora cambia sport. No, ma non credo. Perché no, faceva 10-2. Faceva. Nei 100 metri. Non credo, è un giocatore completo. C'ha tutto quel ragazzo lì. Perché è un ragazzo... mi sembra un bravo ragazzo, ti dà dire, capito? Non lo vedo mai fare dei gesti, almeno fino adesso, non ho mai visto fare dei gesti, sai,
da superstar, è sempre stato abbastanza, come si chiama, bravo come no, tutto, no, c'è una velocità, ragazzi, c'è un fisico che è una cosa stupenda. Senti, io l'avevo già visto giocare. Renzo, andrai a vedere il retro running? Dove? A Bologna, all'Arcoveggio. All'Arcoveggio, cioè, la prossima cosa settimana fanno il campionato del mondo di corsa all'indietro. Ma no, sì, spettacolare, è cioè... spettacolare, cioè non puoi perderlo. All'Arcoveggio, quindi... quando è che lo fanno? 13-14 luglio all'Arcoveggio e 15 al Parco di Via Giardini. Perché c'è anche la maratona. Sarà una novità. Cos'è, la prima volta? È la prima volta che c'è una maratona o un mondiale. La prima volta che si fanno i mondiali a Bologna. Ma tu, Carlo, ci vai? Ma io sono su in questo periodo qui perché andrò su a Pinzolo. Le caratteristiche di un corridore all'indietro, quali devono essere? Ah, non lo so. Ne hai due, qui sei circondato. Nel frattempo è arrivato mi sembrate abbastanza normali. Ok, dopo lo facciamo salutare. Che era rimasto fuori, prima si parlava di Cancelo. Cancelo qua era chiuso. Intervistiamo Massimiliano su il doping nel retro running. Tanto preparati. Togli qualche cosa dallo sportivo, invece che aggiungere togli, esatto. Cioè è una cosa di questo genere, è tutto alla rovescia invece di... cioè quindi parti che tagli il traguardo e poi dopo arrivi che ti metti sui blocchi fin lì non ci siamo ancora arrivati, però no, ci sarà qualche novità, qualche novità che... anche che lanceremo durante la conferenza stampa. Che hanno organizzato anche la cena al contrario. La cena al contrario, dove si parte dal caffè e si arriva... La stavo pensando malissimo, proprio al contrario la vedevo. Sì, è chiaro che bisogna mangiare tirati, ma questo si dice dopo, no? Comunque sì, ecco, almeno il cibo va giù dal verso giusto, ecco quello, diciamolo. Ma questo, Carlo, bisogna precisarlo. Tu vai a Pinzolo, ho detto. Sì. Ma a fare tutto il ritiro? Sì, mi ritiro minuto anch'io, per minuto più piccolo, spero, perché nel ritiro spero che macchia. Ma se sei in forma splendida. No, sono in forma, cioè, splendida. È un mese che manco da qua, cioè mi sembri un'altra, mi sembri tieno. Mi portavi sempre i pasticcini. Non so se sia un complimento. Prendiamola come complimento. Ma sì, perché per vari motivi sarò là, quindi se tu verrai a fare un salto, no? Io? No, io non vengo. Io ai ritiri non sono mai piaciuti. Sì. Hai capito? No, ma lui non viene mica a ritiro, deve venire a vedere il retro running. Però il posto è bello. No, beh, è chiaro che verrà, ha preso dopo l'impegno di venire a vedere il retro running, Renzo. Dopo ti raggiunge a Pinzolo, dai. Al massimo dopo ti raggiunge a Pinzolo. Pinzolo è bella però, Pinzolo è bella. Andiamo a trovare io e Franco, quando eravamo con la regina, era vicino a noi altri, andavamo tra Bianchi che stava allenando l'Inter, pensiamo quanti anni fa. Sì, a caspita. Pinzolo è bello però, per zona dove c'è sempre state squadre di calcio, tra l'altro sì, il Bologna per un periodo il Bologna andava a Rendena, no? In Val Rendena, a Spiazzo Rendena, sì. È stato per lunghi anni diversi lì che dava. E io ho fatto il ritiro a Pieve Pelago, pensa te, col Bologna Pieve Pelago era bello, però il Pieve Pelago del Bologna. Ma poi dopo del Bologna ci andò la Lazio. Sì, per anni ci è andata la Lazio Pieve Pelago. Sì, dopo del Bologna, poi Bologna ha iniziato, è andato una volta a Zocca con Fabbri. Cioè, si potrebbe fare una vacanza seguendo i vari ritiri storici delle squadre. No, c'è chi lo fa, ho visto che ci sono i tifosi che vanno in giro, ma proprio dicendo: ah, allora facciamo prima il giro a Pinzolo, vediamo la squadra, poi facciamo Zocca, che nel 52 era stato c'era il Milan. Certo. Poi ma vedi. Io poi io per i ritiri, per esempio, Bologna c'è Casteldebole. Sì. Ma se dice, per quale motivo si fa il ritiro in montagna? Per dormire bene la sera, no? A Casteldebole non è che ci sia questa, è un po' freschino la sera, ma se tu fai delle camere con l'aria condizionata non l'hai già fatto? E poi hai un centro stupendo lì a Casteldebole. Non riesco a capire come mai, perché il Milan lo fa Milanello. Molte volte l'ha fatto Milanello, no? Sì, già, ma...
diciamo che anche lì è conta, anche forse dove anche l'aria posti, di montagna conta, ma anche molte volte dove hai posti, il turismo, il rapporto che c'è, il esempio, rapporto fra la squadra e magari il tessuto che ci può essere attorno, con i tifosi che si muovono, prenotano gli alberghi, esempio, cioè comunque c'è un piccolo business. L'anno scorso questa è la parte venale, la parte ma molti, magari molti anche offrono, psicofisica potrebbe molti essere anche il discorso del paesaggio e la quindi la mente che in un qualche modo stacca, si rilassa, e la natura più incontaminata, anche gli ioni negativi sprigionati dalla terra. Oggi con i social che ci sono mi sa che questi non staccano mai. Sì, esatto. Però secondo me è giusto quello che diceva prima, che una volta aveva senso perché non avevi l'aria condizionata e quindi andavi d'estate a prendere un po' di fresco, dormivi meglio, cioè, oggi secondo me è perché è una tradizione, un modo tanto di... vai a fare l'allenamento verso le 6, il secondo allenamento lo fai 5:30, 6, hai capito? Già la temperatura è diversa. Certo. Ah, io sì, quello non so, sì. Ci sono adesso, mi hanno detto però che quest'anno c'è qualche squadra che lo fa in sede. Sì, no, penso, ma, so. Anche perché adesso molti tendono anche a risparmiare se non hanno. Ma vedi, amo, però ti dico. C'è anche da dire una io cosa. Io tutti i ritiri che ho fatto eravamo ospiti. Sì. C'è anche da dire una cosa. Della Renzo, Provoco che, eravamo ospiti. Che un tempo tu la palla la vedevi dopo 10-15 giorni. Adesso, no, dopo 3 o 4 giorni, 5 la vedevi. Prima ti facevano un male i muscoli incredibile. Ecco, adesso invece giochi subito. Il pallone, la prima, appena arriva, ti fa fare la partita. Ma la partita subito, quindi è cambiato anche quello. Ma cioè... è anche giusto perché tu giochi col pallone, non è che giochi correndo. Sì, nel senso, non fai delle gare di atletica, devi giocare col pallone perché hai una respirazione tutta particolare. Quella col pallone, ragazzi, sembra facile. Io mi ricordo Cova una volta che non le ha voluto giocare dopo 10 minuti, detto, 15 minuti, ha detto no, io non riesco più a respirare. È tutta un'altra cosa, perché devi ricevere la palla, stopparla, devi stare attento che c'è l'avversario che te la prende, devi darla al giocatore smarcante. Hai capito? Devi ragionare in un'altra maniera, breve, devi avere il fondo atletico, e anche però la respirazione, hai capito? È diversa. Beh, al limite giochi all'indietro, dai, corri all'indietro. Ciao Renzo, ciao. Buona serata. Grazie ragazzi, ciao. È stato un piacere, è stato. Plenair.it. Stop. Plenair.it. Stop. Plenair.it. Su plenair.it ti connetti alla natura ogni volta che vuoi. Plenair.it è il portale con nuovi servizi dedicati alle vacanze in libertà per organizzarti viaggi e weekend in modo indipendente. In più ti dà vantaggi e sconti e opportunità assicurative grazie ad Allianz. Plenair, lontano dai soliti viaggi. Qui c'è il cucinino, qui il bagnetto, qui la stanzetta, finito. Ma sono le 20. E allora mi segua verso l'ampio salone che ci condurrà al terrazzo. Vista mare, ovviamente. Ogni giorno alle 20 è l'ora di Vinci Casa. Se indovini 5 numeri su 40, vinci la casa dei tuoi sogni. Da scegliere in tutta Italia. E in più hai subito 200.000 euro. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Regolamento valore della casa, probabilità di vincita, informazioni sulla tassazione su vincicasa.it. Per la tua pubblicità su Radio Nettuno, contatta il nostro ufficio commerciale. Chiama il numero verde 800 995905. Radio Nettuno. Radio Nettuno. Radio Nettuno. Passione sportiva. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. La radio
meglio si può scrivere, leggere o cucinare. C'è da stare immobili, seduti a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Eccoci qua, allora andiamo direttamente in Argentina dove troviamo Francesca Cappelli. Ciao Francesca! Ciao a tutti, ciao. Allora, intanto non so se è venuto anche in Argentina l'eco di Ronaldo che potrebbe passare alla Juventus, ma in Argentina si discute soprattutto del nuovo tecnico, perché oggi abbiamo parlato di Guardiola, ci sono tante altre soluzioni e soprattutto c'è un amore verso Sampaoli che sta accrescendo sempre di più. Sì, guarda, io ho visto la partita verso la fine perché ero in giro per Buenos Aires, prima ero andata a Pilates, poi dovevo fare una lezione di italiano, quindi ero in giro, dico entro in un bar dove vado di solito a mangiare il sabato quando sono in giro in quella zona, che è il Bar Notable Los Andes, che Bar Notable è un bar diciamo storico, come dire le Giuberosse a Firenze eccetera, che Benarini a Bologna, noi frequentiamo regolarmente, no? Danny è uno sì, però è un bar molto interessante perché c'è una diciamo sì, sicuramente. Sì, c'è un'età media degli avventori. C'è un'età media degli avventori al Bar Los Andes che diciamo io che ho quasi 50 anni la faccio precipitare verso il basso quando entro. Sono tutti oltre a 70 anni, ma mi conoscono, per cui sono entrata che Mbappé aveva appena segnato il gol del 4-2. Quindi puoi immaginare, cioè entro, sembrava la scena di un film western quando l'eroe entra nel saloon nel momento peggiore in cui non doveva entrare, tutti si girano verso di lui perché ha interrotto qualcosa ha visto qualcosa che non doveva a vedere. Quindi immaginati ecco l'umore che poteva esserci, e ovviamente stavano tutti invendo contro Sampaoli, tirando oggetti contro lo schermo del televisore, questo fondamentalmente. Certo. E però Sampaoli non se ne vuole andare in Argentina, insomma. No, ma l'avevano presa tutto sommato bene, perché quando è finita la partita l'ho visti sparire al fondo del locale dove è mezzo buio a giocare a carte, quindi mi sembra che tutto sommato si fossero rassegnati, però in quel momento tiravano tovaglioli, compresi i camerieri, ritiravano tovaglioli contro lo schermo del televisore, quindi non era un momento felice. E solo che Sampaoli non si vuole schiodare, perché lui ha un contratto fino al 2022 e da lì non si muove, ha detto. Questo sì, chiaro che in Argentina c'è però già la lotta per sostituirlo. Sì, assolutamente, diciamo che il nome più quotato è Guardiola, che però non so se fa per Farmelina, ma detto che il Manchester lui non lo lascia, se no c'è Simeone che già dalle prime partite si stava candidando implicitamente per le critiche che aveva fatto alla nazionale, no? Aveva detto che era una squadra anarchica, aveva criticato lo stesso Messi dicendo che è vero che è un fenomeno ma solo perché è accompagnato da grandi giocatori e che da solo in realtà non vale molto. Che a me, peraltro, io non so nulla di calcio, però mi sembrano critiche pretestuose, perché se è uno sport di squadra è ovvio che uno vale se
all'interno della squadra, no? E poi l'altro nome, diciamo, della rosa dei tre finalisti sarebbe Pochettino o Pochettino, come dicono qui, che aveva partecipato tra l'altro al mondiale il 2002 come giocatore della nazionale, adesso allena il Tottenham. No, ma c'è anche Maradona che si è autocandidato. Maradona, aspetta, no, non mi rovinare l'entrata a effetto che stavo preparando. Maradona si è offerto volontario per gratuitamente, tra l'altro, quindi ci sarebbe anche un certo risparmio. Certo risparmio, però il fatto che uno si presenta si propone gratuitamente. Sì, gratuitamente non. Anche perché dal punto di vista del marketing non. Sì, non è proprio il massimo, però lui comunque si è offerto. Ha avuto un'esperienza. Senti, ma come si vede l'Italia dall'Argentina adesso? Non parlo dal punto di vista sportivo, in modo particolare. Ma dal punto di vista sportivo ci perculavano abbastanza, perché non eravamo entrati nemmeno alle eliminatorie, insomma, cioè io sono stata perculata dai miei alunni, ai quali proibivo di guardare la partita durante le ore scolastiche, e loro mi dicevano: lei ce l'ha con noi solo perché l'Italia non gioca. Dico questi mezzucci con me non attaccano, però diciamo che siamo stati abbastanza perculati. Poi dopo la prima, si può dire perculati in radio? Sì, si può dire. Poi dopo la prima, ormai l'ho detto, poi dopo la prima partita, insomma, li abbiamo, diciamo, perculati anche noi. È vero che noi italiani che viviamo in Argentina ora siamo stati orfani due volte del mondiale, perché almeno potevamo tifare Argentina, visto che era la nostra patria d'adozione, ora nemmeno quella, quindi non so se adesso Uruguay, che sono le province orientali, quindi tutto sommato Colombia, a me non dispiace, poi Colombia ha giocato il mio giocatore preferito di sempre, che è René Guita, quindi c'è un motivo affettivo per fare il tifo per Colombia oppure Brasile, non so sinceramente. Giocatore della Colombia, perché io stavo più per il Messico. Sono stati già minacciati di morte alcuni giocatori della Colombia. Sì, beh, ma questo è un classico, Poi ci sono state da poco le elezioni e ha vinto diciamo un presidente che non si opporrà, non lo bloccherà, però rallenterà il processo di pace, per cui credo che per la Colombia ci saranno ancora alcuni anni di tribolazioni, purtroppo. Comunque insomma, però devo dire che sì, tiferei per la Colombia tutta la vita, per proprio il tema di René Guita, che secondo me non era più che un giocatore, era qualcosa, no, eccezionale. Quindi, ecco, tra l'altro, io recentemente, perché la Colombia è stata eliminata dall'Inghilterra, noi abbiamo il più grande esponente inglese di tutti i tempi, che è Gianluca, e quindi è stato un grande momento. Sì, no, infatti, ma a me mi stanno facendo stare le squadre una dietro l'altra, quindi poi alla fine mi toccherà tifare Brasile, che per carità. Insomma. Ecco, tra l'altro si potrebbe verificare Brasile e Uruguay, non contiamo sull'Inghilterra. No, tra Brasile e Uruguay tutta la vita. Però si potrebbe essere un. Ma Uruguay tutta la vita, tu o tutti gli argentini? Io, ma anche gli argentini. Sarebbe in semifinale. Considera che l'Uruguay nell'Ottocento era una provincia orientale dell'Argentina. E gli argentini considerano ancora l'Uruguay una provincia orientale dell'Argentina. Quindi tifano Uruguay gli argentini, bene. Sì, adesso tifano Uruguay, c'è un rapporto, diciamo che per gli argentini sono ancora argentini. È ancora un territorio argentino, sono convinti, tutto sommato, quindi, perché erano province, appunto, infatti gli argentini e gli uruguayani li chiamano los orientales, non perché in quanto cinesi, ma in quanto è sempre che c'è qualcuno più a sud di qualcun altro, perché gli spagnoli sempre, poi dicono dei sudamericani che sono gli spagnoli. Esatto. Quindi c'è sempre anche qualcuno più a est di qualcun altro, se tu pensi il rapporto che c'è per esempio tra Emilia Romagna, no? Certo, calcola che una
qualcosa. Ecco, che... diciamo che il rapporto tra gli argentini e gli uruguayani è più o meno quello che c'è tra i bolognesi e Riccione. Cioè, per gli argentini l'Uruguay è il posto dove andare in vacanza d'estate, fondamentalmente. Ma tra l'altro, che Bologna, la squadra di Bologna, è stata fondata sui giocatori uruguayani, perché i grandi giocatori del Bologna, degli scudetti, del Trento, eccetera, sono uruguayani. Che sono Sansone, Fedullo, Chiuzzi, tutti i giocatori non lo sapevo, vedi? E poi dopo, comunque, l'elemento Uruguay ha sempre contraddistinto Bologna, tra l'altro, che voglio dire, uno dei protagonisti come l'Axal è passato da Bologna, come... cioè c'è sempre stato una forte... legame tra Bologna e l'Uruguay. Tra Bologna e l'Uruguay, un po'. Sì. Cioè, tra Bologna e l'Uruguay, sì. Ma guarda, mi dici qualcosa Sansone, che non sapevo, perché Sansone era stato un personaggio strepitoso, quindi che è entrato nel tessuto cittadino. Ecco, guarda, io ti dico di calcio, mi rendi edotta, perché io di calcio non so assolutamente nulla, e quelle tre cose che metto insieme è perché so che devo fare il collegamento con voi, e per non coprirmi totalmente di ridicolo studio un po' prima, quindi sono tutte informazioni che mi dai interessantissime. Di tennis, che Follini ha battuto Bolelli 3-0, so che... lì si parla solo di Del Potro, però in Argentina. Quello che stavo dicendo prima è che col fatto che io comunque di calcio capisco poco, e si capisce dal fatto che tengo per la Juve, e comunque il Bologna degli anni 30 non l'ho visto. L'Uruguay per me non è legato al calcio, ma è legato più alle fughe dopo la seconda guerra mondiale, che andavano a finire tutti in Uruguay. Sono andate a finire in modo alternato in Argentina, in Uruguay e anche in Brasile parecchi. Sì, ma i tedeschi però? No, ma tutti, guarda che non è solo il fatto di tedeschi, perché sei polacchi, eccetera. No, ma io pensavo che l'Uruguay fosse proprio la meta dei nazisti. No, ci sono finiti in Argentina, moltissimi in Brasile, quindi cioè, in modo diciamo economicamente distribuiti. Sì. No, Eichmann era finito in Argentina, che l'ha rapito dal Mossad, poi portato in Israele dove l'hanno processato con Hannah Arendt, che ha seguito il processo, e da lì ha scritto La banalità del male, o Eichmann in Gerusalemme, a seconda che si voglia leggere il titolo originale o il titolo diciamo tradotto in italiano. Ma quante ne sai, Francesca? Senti, ma cerco di coprire tutte le mie defaillance calcistiche. In Argentina si corre il retro running, perché noi aspettiamo anche atleti argentini del retro running per i mondiali. Che cos'è il retro running? La corsa all'indietro. Fate in fretta, che tra pochi giorni scadono le iscrizioni, per cui si chiude tutto. Allora, vogliamo anche gli argentini. Esatto, ci mancano gli argentini. Ma la corsa all'indietro un po', vabbè, ogni tanto non scopri questo nuovo sport. Per esempio, ho scoperto che l'Argentina, ogni tanto nascono dei nuovi sport. Quella della corsa all'indietro mi mancava. Ecco, informati, perché può essere un'attività che in Argentina viene diffusa moltissimo. Ci sono dei corridori argentini? Argentini no, quest'anno. Il corridore non ricordo che ce ne siano mai stati, no, esatto. No. E corredor de Spalda? Corredor de Spalda, di dove? Puerto Rico, è un po' fuori dalla tua giurisdizione, ma nella Colombia non c'è qualcuno? Colombia no. Puerto Rico è Repubblica Dominicana. E Venezuela, Brasile. Perù? No. Allora niente, insomma, mancano gli argentini e Perù. No, vabbè, quindi praticamente il Sud America è assente da questo incredibile appuntamento. Io propongo come punizione ai tuoi studenti, insomma, scadenti, tu dici se non prendi la sufficienza. Indietro, sì. No, guarda, adesso tra l'altro da lunedì iniziano le vacanze. Qui da lunedì iniziano le vacanze invernali, quindi per un paio di settimane non li vedo, che mi mancheranno tantissimo, ovviamente. Lancio una bomba alla Mosca, non credo che manchi molto a quando un mondiale sarà in America Latina, poi non dico altro perché sennò spoilerò troppo. Lo organizzerà la Francesca, così ti preparerai a dover organizzare. Scusami, l'ultimo era in Brasile, no? Cioè non è che... No, ma dice di retro running. Stiamo parlando di retro running.
Ah, di retro running, pensavo di... No, è di retro running, lo aspettiamo con ansia. Bene, Francesca. Come si chiamava quello invece delle Olimpiadi invernali, che era quella specie di bowling con quella specie di pentola? Ti ricordi? Carling, sì, Carling. È uno tra gli sport più diffusi che ci sono al mondo, no? Il curling effettivamente ha una diffusione notevole. Ti sto guardando con aria perplessa, ma mi fido ciecamente, no, come il rosso del Bologna quella volta. Il sguardo serio di Carlo sembra che stia dicendo il vero. No, è vero. E tant'è che quest'anno, dopo tanti migliaia di tentativi, una nazionale italiana, quella femminile, è andata ai mondiali, alle Olimpiadi. Vabbè, se vuoi mettere. E proprio perché era... Io mi ricordo quando la nazionale italiana di curling vinse una partita alle Olimpiadi di Torino. Giocava perché era la squadra di casa, Andrea, però vinse una partita. È un appassionato di curling, cioè le ha viste tutte, perché ci sono le dirette del curling da tutte le parti. Io tutta la notte sto in piedi per vedere il curling. E poi ti dico anche una cosa, che lui sono anche molto trovate anche dei dopati nel curling. No, questo non ci credo. Assolutamente, ma in quegli sport lì sembra così, ma usano i beta bloccanti. Sì, esatto. Dopo, proprio per il doping tecnologico, cioè avevano la spazzolina che spazzolava diversamente. Scusa, ma che se ne fanno del beta bloccanti per giocare a curling? Per avere più precisione, meno diciamo tremori, come anche nel tiro con l'arco, proprio a terra. Alberto, che è molto beta bloccante. No, nel tiro con l'arco qualche caso c'è stato assolutamente, sì. Infatti c'era stato il caso che c'era alle Olimpiadi gioco di carte, essendo tutti in là con gli anni, avevano il problema che erano tutti sotto beta bloccanti, quindi di fatto tutti potenzialmente dopati, certo. E quindi era nata un po' questa problematica di dover rivedere. Adesso tornando un attimo serio, il beta bloccante, parliamo di Parkinson, cose di questo genere, come no, gestione è praticamente un inibitore dell'adrenalina. Mm-hmm. Adesso io non sono un medico, però viene usato proprio in quegli sport di precisione, quindi tiro con l'arco, tiro al piattello, la carabina da ricomprare, tutte le cose che guardiamo ogni quattro anni alle Olimpiadi, perché rallenta i battiti del cuore, sì, e quindi sì, ti aiuta a essere più preciso, esatto. Non avere tremori agli arti, eccetera. Sì. No, ma diciamo che poi il curling, a parte che è abbastanza complesso come tipo di gioco. Al di là della questione che noi non siamo così abituati a vedere il curling, dopo un po' ma è come che il gioco delle bocce, però in linea di massima ha una diffusione notevole. Oggi ne parlavamo anche, ad esempio, certi sport come il golf, è uno sport diffusissimo in tutto il mondo, no? Per cui sì, molto spesso... Io ho trovato un articolo, uno sport con 900 appassionati, però non... Che cosa? Il curling, 900 appassionati. Ma dove l'hai trovato? In tutto il mondo. Ma sentite, io l'altro giorno invece ho scoperto che esiste uno sport che sembra rubabandiera, dove la recentina tra l'altro sono fortissima, un nome giapponese, ma non ricordo come si chiama, lo sto cercando ora sul computer, ma proprio non lo ricordo, non avete mai sentito parlare, era una vecchia tecnica di allenamento di un'arte marziale che è diventato uno sport in cui si gioca a squadre di tre. No, di tre, noi te lo possiamo dire quando abbiamo gli esperti di presa di forza, che sport inutili. Guarda, lo sto cercando perché era interessantissimo. Ha la fortuna di essere in Argentina, un po' lontana dalla gente. Fosse anche un campione di nuoto, però ci potrebbe arrivare. Bene, Francesca. No, sto cercando disperatamente nel mio archivio, ma non ricordo come si chiama. No, ma era una roba che giocano giocatori 3-3, cioè squadre, tenendosi per manina, e non devono far passare l'altro oltre un certo... assomiglia molto, ripeto, a ruba bandiera come dinamica. Forse confusa con ruba bandiera. Comunque, va bene. No, adesso non mi attribuite rintronamenti più di quanto già non abbia, per favore. Sì, adesso guarda, arriverò a...
E quindi niente, per cui ci esistono ogni tanto questi sport assolutamente inutili che vengono... Non dire così, che vengono... l'inutilità non è di questo mondo. Grazie Francesca, buona... Niente, buona... grazie a voi, ci vediamo, sentiamo presto. Ciao. Ciao. Radio Nettuno. Radio Nettuno. Passione sportiva. Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Oh Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica senza pietà, ma è cretino e poi vive a Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Devo tanto come uomo, lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Tu non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. Inutile per vivere lo sai, utile sì ma solo per i guai. Consapevole non cambio mai, ti conosco bene, so chi sei. Chi non prepara si tiene i suoi cocci, ma io ti ho voluto bene se mi coci. La vita è strana e ti insegna a soffrire, poi ti riparta tutto e sempre di gioire. Sarebbe tutto da rifare. Lo vuoi capire? Lo vuoi capire? Però Vincenzo, Vincenzo, io ti inseguirò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere.
allora siete qui, allora ricordiamo il gruppo. Oggi siamo un gruppo folto con Francesco Del Carlo, Alberto Venturelli, che non ho ancora salutato, che buonasera a tutti. Sì, perché sei scappato via dopo Alberto Forti, sei, sei scappato via, mi sono scordato di dare le chiavi a mia moglie che saluto, ecco. Purtroppo sono dovuto saluta tornare senza portarle. Chiavi però, perché era fuori di casa, salutiamo, no, era Costanza. Davanti al maggiore con le sue amiche e Damiano in braccio, infatti gli ho allungato le chiavi, le sgridate me le prendo dopo. Esatto. Le chiavi le hai allungate da dietro. Ecco, mentre al fianco, perché sennò spaccavo il vetro. Ecco, mentre Gianluca Corradi, Danny invece è scappato, nascosto. Massimiliano Verdelli, che Verzella. Ecco, mi corregge anche. Vale, è un factotum. Esatto. Il prossimo passo è prenderti il microfono e le cuffie, sta l'occhio. E poi Andrea Calò, vedi, però per ora comunque si limita a fare il gobbo, fare sempre di Juventino. Ma noi abbiamo l'uomo che sa tutto, che è Francesco Cremani. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Madonna, che missione pesante, proprio, esatto. Senti. Mi mettete pressione come l'Inghilterra con la Svezia, insomma, qualcosa del genere, dai. Senti, beh, prima abbiamo parlato di Ronaldo, ormai questo è l'argomento, ormai di tutti i salotti, ma io invece focalizzerei un po' sul fatto del mondiale, un mondiale che noi valutiamo con un mondiale diverso rispetto a tutti quelli precedenti, proprio perché le favorite, o perlomeno le squadre classiche, non ci sono. È rimasto solo il Brasile, e poi vabbè, le altre due che hanno vinto sono state un mondiale, sono Francia e Inghilterra, però ci sono delle grandi novità. Tu come lo valuti? Beh, secondo me è un bel mondiale. Bello, con anche contenuti tecnici interessanti. È un mondiale che ripropone, se vogliamo, la solita dicotomia tra un calcio più spalagneno, sottolineerei quello della Svezia, quindi difesa, centrocampo molto folto, e dall'altra il calcio champagne, Brasile e Francia. Si è creata anche questa, se vogliamo, discrasia fra i due lati del tabellone, cioè c'è un lato che secondo me è molto bello e interessante, quello appunto di le semifinali Uruguay-Francia e Brasile-Belgio, e l'altro che è il cosiddetto lato debole del tabellone, che secondo me però è anche il più brutto, basta vedere le partite che sono state giocate, dove ci sono le semifinali Croazia-Russia, sia appunto Inghilterra-Svezia. C'è un aspetto, in questo mondiale secondo me molto più che in tutti gli altri passati, la condizione fisica delle squadre e la fisicità dei calciatori è determinante. Basti vedere la partita Belgio-Giappone, con il Giappone che a un certo punto sembrava padrone della partita. Martinez ha fatto due sostituzioni, ha tolto il buon Mertens, che secondo me non sta facendo un buon mondiale, non so se come dire, ma secondo merito... me lo frega la pubblicità che fa con Insigne. Io credo, bravo, guarda, tu hai citato Insigne, ecco, io credo che il problema purtroppo, merito o demerito, non voglio essere come dire completamente negativo, di Sarri, cioè i tre tenori del Napoli insieme nel Napoli, Caglione, appunto Mertens e Insigne, insieme giocano da Dio, fanno delle partite strepitose, vanno anche in porta, segnano gol. Questi ragazzi, basta vedere Insigne con la nazionale italiana, Mertens col Belgio, cioè, tolti da quel contesto tattico che ovviamente Sarri intelligentemente ha costruito per loro, non avendo una punta centrale molto forte, non sono gli stessi giocatori, non hanno la stessa qualità in campo. Però ecco quello che volevo dire, toglie Mertens, toglie Carrasco, che in quella partita insieme a Meunier è stato veramente imbarazzante come calciatore, mette dentro Fellaini e Chadli, quindi giocatori freschi ma soprattutto fisicamente importanti, di fatto sono due giocatori che spaccano la partita, perché sono freschi, perché fisicamente i giapponesi non potevano competere e spaccano la partita. Secondo me questo aspetto qui, che se vogliamo è sia tecnico che tattico, caratteriale e anche mentale, è più evidenziato rispetto ai mondiali passati. In merito alle sorprese, anche se poi quella fu una finale come dire oltremodo storica, mi ricorda un po' il mondiale dell'86, dove c'era addirittura a un certo punto il Belgio, poi la Danimarca, addirittura l'URSS in quel mondiale, che sembravano poter fare
cose grandissime. Poi sappiamo tutti che la finale appunto fu quella classica, forse la finale più giocata, cioè Argentina-Germania Ovest, e vinse l'Argentina di Maradona 3-2. A me ricorda quel mondiale lì, lo trovo un mondiale particolarmente bello. La mia finale da sogno sarebbe Uruguay-Inghilterra, temo però che sarà una finale molto diversa, diciamo, da quella che sogno io. Comunque vada, sarà sicuramente inedita, perché non ci sarà una finale di quelle viste fino adesso. Beh, quello sicuramente. Beh, io credo una cosa, che i risultati della Svezia rivalutano poi un po' un tipo di calcio che noi l'avevamo abbastanza disprezzato, perché obiettivamente abbiamo detto siamo stati eliminati dalla Svezia, la Germania, la Svezia, la Svezia gioca un po' più a calcio, un po' meno a calci. Ma io per forza, lo stiamo dicendo per forza, perché cioè, se la Svezia più va avanti, no, più siamo giustificati. No, forse anche perché adesso c'è il VAR. No, io invece non sarei quella così. Quella partita famosa, il VAR non c'era, e si è visto. No, io invece non sarei così di quest'idea, anche perché allora il calcolo è che con la Spagna abbiamo preso 3 gol e la Spagna è già fuori. Non è quello che secondo me è il metro di giudizio. Il metro di giudizio è che probabilmente, anzi sicuramente, il gioco che fa la Svezia è un gioco molto moderno, è un gioco che ha cambiato alcuni elementi, cioè un gioco fisico, ma nello stesso tempo non prende gol. Cioè la Svezia è una squadra che non prende gol. Poi aggiungo anche che la Svezia dopo Ibrahimovic probabilmente si è compattata anche un po' di più. La mia impressione è questa. Sì, anche la scelta di non avere Ibrahimovic, che poteva essere un elemento non tanto di disturbo, ma che poteva cambiare il tipo di gioco. Cioè mi sembra una squadra molto operaia. Ma che... guarda Carlo, ti vengo incontro su questo. È sicuramente una squadra operaia, quello che dicevo. Nel senso buono, non che sì, non nel capiamoci... senso buono. No, certo, no, vabbè, c'è un ragazzi. No, perché sennò serie, uno se la prende, no? No, vale dire. No, bravo, ma della serie famo capissi, siamo tutti intelligenti, se no addio. Non lo so, perché ecco, però sì, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. Io ritengo fondamentalmente questo. È una nazionale fisicamente molto forte, l'abbiamo detto anche prima, ha un gioco corale. La differenza che avete sottolineato voi con Ibrahimovic è la presenza di Ibrahimovic e l'assenza di Ibrahimovic. Non ci dimentichiamo che Ibrahimovic 2 anni fa, dopo l'Europeo del 2016, ha dato l'addio alla nazionale, me lo ricordate tutti. Mi sentite? Certo. Ah, scusate. Eravamo tipo in silenzio. Mamma mia. Ma avete impressionato. Scusate. Anche Danny, che non solamente disturba, era lì tranquillo. Bellissima, grande ostinazione. Finalmente una persona che capisce di calcio. Vai avanti. Grazie. No, quello che volevo dire. Vi ricordate la Svezia che abbiamo battuto agli Europei nel 2016? Era una squadra che giocava a palla lunga su Ibrahimovic, che faceva ospizzare la palla per il compagno d'attacco, o in qualche modo la fermava la palla, faceva salire la squadra e poi si inventava qualcosa. Era una Svezia comunque molto limitata, non a caso noi poi l'abbiamo battuta e eliminata. Questa invece è una Svezia che ha dei piedi secondo me scandalosi, cioè andate a vedere le partite, ha un modo di stoppare il pallone, di passare il pallone che cioè a livello tecnico è uno dei più bassi del mondiale, ma hanno un pregio enorme. Questi giocano tutti insieme e l'allenatore l'ha detto in più di una conferenza stampa, e cioè siamo una squadra, giochiamo da squadra, pensiamo da squadra e andiamo avanti da squadra. Un concetto, devo dire, cioè per chi volesse tirare in ballo, appunto, come facciamo noi in questo momento, Ibrahimovic è la risposta a tutti i quesiti, no? Come dire, non abbiamo più Ibrahimovic, che alla fine ha lasciato la nazionale. Noi siamo andati avanti comunque con il nostro progetto, e il progetto è questo. Io non so, devo essere sincero, se rivaluto o meno il fatto che ci abbiano eliminato. Di sicuro stanno facendo un grande mondiale, e diciamocelo, anche l'Inghilterra vista con la Colombia, secondo me la Svezia se la gioca con l'Inghilterra la semifinale. E se ripenso però alla Svezia del 94, che appunto arrivò in semifinale, se non sbaglio perse con il Brasile perché noi battemmo la Bulgaria, quella Svezia lì era una grandissima squadra e giocava un calcio notevolmente migliore di questa. Però questa
Ecco, una cosa poi che secondo me in questo mondiale è un leitmotiv, le squadre che hanno le idee chiare. Dopodiché, come il Giappone, io ho ammirato tantissimo i giapponesi per lo spirito di sacrificio, per come si aiutavano in campo, e si vedeva che era una squadra che aveva le idee chiare. Poi, chiaro, il Belgio tecnicamente, tatticamente, si è dimostrato fisicamente, si è dimostrato superiore e poi ha rimontato e ha vinto. E ci sta questo. Però le squadre che hanno le idee chiare hanno dimostrato che se non c'è davanti un Brasile, insomma una squadra con un talento debordante, riescono poi a portare a casa il risultato. La Svizzera alla fine, Shaqiri, Zemaili, tanti giocatori dai piedi buoni, però se ci pensate bene la Svizzera alla fine, come dire, tutta chiacchiera è distintivo, e la Svezia se l'è presa e con un autogol se l'è messa in tasca. Ecco, questo è un dato, secondo me è un dato di fatto, ed è un dato di fatto importante e interessante. Ripeto, non so dire sinceramente se questo rivaluto o meno, anzi devo dire che, questo lo dico, ho trovato abbastanza imbarazzante che Ventura in due occasioni diverse abbia potuto dire la sua senza un reale contraddittorio, e mi dispiace, essendo giornalista, parlando fra giornalisti, che proprio dei giornalisti abbiano permesso questo. Cioè Ventura di fatto si è in qualche modo riabilitato da solo. Siamo in Italia, sappiamo che questo può succedere, perché basta dare un microfono, comunque una telecamera a una persona, farla parlare, ripeto, senza domande particolarmente ficcanti o interessanti, e le persone si riabilitano da sole. Io vorrei ricordare sempre a Ventura una cosa, il suo curriculum, e allora davanti al suo curriculum andate a vedere quelli che sono stati i CT dell'Italia dopo Marcello Lippi, e guardate i curriculum. L'unico che aveva un curriculum secondo me serio per allenare la nazionale è stato Antonio Conte. Cioè, Donadoni veniva da Lecco, ora non voglio essere cattivo, però insomma quando ha preso la nazionale non aveva il curriculum che ha oggi, anche se è un ottimo allenatore. Ventura, ragazzi, aveva un curriculum, abbiate pazienza. Francesco, come giocatore, Donadoni ha avuto una carriera un po' superiore a quella di Ventura, mi risulta, ecco come... Sicuramente, però ecco, Ventura non aveva né la carriera federale di un Vicini e di un Maldini, tanto per essere chiari, da una parte, e dall'altra non aveva, secondo me, un curriculum di club tale da poter diventare l'allenatore nazionale. Poi in quel momento forse nessuno voleva fare l'allenatore nazionale, forse non si è voluto spendere dei soldi per altri allenatori, quindi... come dire, a questo punto è andata così e ci teniamo come è andata. C'è un aspetto su cui io rifletterei. La Germania ha confermato Löw, e lì per lì, ecco, da italiani è una cosa che forse per noi è un po' strana, no? Ma come, eliminato al primo turno? Andate a rivedere, nella storia della Germania ci sono allenatori come Helmut Schön piuttosto che Bertie Vogts. Schön ha perso il mondiale del 66 in finale, ha perso la semifinale nel 70 con l'Italia, famosa partita del secolo, la federazione tedesca l'ha confermato, e infatti nel 72 vince l'europeo, nel 74 vince il mondiale. Bertie Vogts perde l'europeo con la Danimarca, oltretutto, insomma, se in Italia avessimo perso l'europeo in finale con la squadra ripescata, probabilmente quei giocatori oggi non li vorrebbe rivedere più nessuno, nemmeno nelle figurine. Eppure confermato, 4 anni dopo ha vinto l'europeo. È il modo, è il sistema. Dove c'è un vero merito, ecco vengo poi al discorso del curriculum, dove c'è un vero merito, il vero merito si conferma e magari gli si dà una seconda chance, e la storia dimostra che tutte le volte che l'hanno fatto hanno avuto ragione. Löw, campione del mondo nel 2014, molti si dimenticano che nel 2008 da fresco CT perse la finale con la Spagna degli europei, quando segnò Fernando Torres 1-0, confermato perché c'è il merito vero, e poi nel 2014 l'ha fatto diventare campione del mondo per la quarta volta. Ecco, questa è, secondo me, e qui c'entra il discorso del curriculum, la differenza tra vero merito e merito un po' così cialtrone, diciamo, così all'italiana. Penso che la Germania ha più dato la colpa ai giocatori che al tecnico, perché il tecnico comunque ha fatto bene. Ecco, l'unica cosa che verrà imputata è di cambiare le magliette, perché quelle magliette nere, riguardo il Giappone, secondo me il problema è che tu non ti puoi presentare al mondiale con un portiere alto 1,20 m, perché il problema del Giappone è stato quello, perché quando hanno iniziato hanno messo una fisicità di Fellaini eccetera di 1,90 m, la squadra non ce l'ha fatta più,
perché poi il portiere non ci arrivava alla traversa. Era Benjamin Price. Però puliscono lo spogliatoio. Ce l'ha scritto l'altro giorno. Ribadisco, per me in per grandi tratti Giappone ha giocato meglio del Belgio. Ha giocato molto meglio, più di squadra. Solo che quando è venuta fuori la fisicità del Belgio, che è sicuramente fisicità, rispetto poi a un portiere che obiettivamente bravo, però piccolo, cioè gli ha fatto due gol di testa, uno di pallonetto, l'altro eccetera, che non ci arrivava, perché poi dopo no, ha fatto primo... bisognava passargli la traversa. Tipo handicap nel golf da hockey su prato. No, tipo handicap nel golf, cioè i belgi giocano con la porta regolare, il Giappone ce l'ha un filo più basso. Sì, esatto. Cioè, ma lo sai, guarda, l'impressione della presenza del Giappone negli ottavi di finale, cioè nelle prime 16 squadre, l'ho trovata, non so se condividete, come dire, questa è proprio una suggestione più che una considerazione sportiva, io l'ho trovata una presenza europea quella del Giappone, cioè il Giappone è stato, se volete, il primo paese non europeo, non sudamericano, che si è innamorato veramente del calcio, dove è iniziato il campionato con gli ex grandi prima di tutti gli altri, si ricorda Zico, si ricorda Cerezo, che poi sono fermati anche ad allenare in Giappone, e hanno fatto un percorso di nazionale nel 2011, che comunque già è un'era geologica fa, hanno vinto con Zaccheroni CT la Coppa d'Asia, e quello che si diceva poi qualche settimana fa, cioè le cifre del calcio sono quelle europee e quella sudamericana. La presenza del Giappone oggettivamente non l'ho trovata, però nonostante appunto giocatori giapponesi, CT giapponese, che non è un aspetto assolutamente secondario, l'ho trovata però una presenza quasi più europea che asiatica da questo punto di vista. Sì, cioè avrei più trovato asiatico la presenza dell'Iran piuttosto che dell'Arabia Saudita, piuttosto che non so di che, forse dell'Australia, che ha fatto secondo me anche un percorso intelligente, non la sta premiando in questo momento, ma togliersi dalla confederazione dell'Oceania e mettersi in quella dell'Asia, nel 2015 ha vinto la Coppa d'Asia dell'Australia, è stato secondo me un lavoro molto intelligente. L'unico problema è che continuano ad avere un campionato locale, nonostante, come dire, la buttata di Del Piero di qualche anno fa, hanno un campionato locale scarsissimo e quindi più di questo non possono fare. Lì il discorso dello spogliatoio è stata una di quelle cose che mi ha fatto veramente impazzire dei giapponesi, cioè ripulire tutto lo spogliatoio, lasciare il biglietto con scritto spassivo, cioè grazie in russo, l'ho trovata, ecco, se c'è una qualità che io riconosco al Giappone è la ideogrammi, per cui per riuscire a tradurre la dignità di questi giocatori, sì, la dignità di questa nazione, hanno una cultura che, se volete, ovviamente con gli eccessi poi anche di una società molto competitiva e con eccessi che forse, come dire, noi come società italiana facciamo meglio anche a non avere, però hanno un senso del dovere e la dignità che io è un valore secondo me quasi scomparso oggi come oggi, l'ho trovati da questo punto di vista straordinari, cioè sono stati dignitosi nella sconfitta, nelle lacrime, nel salutare i propri tifosi, e questa è una cosa, è quella cosa lì che si vince o si perde, resta da vedere se si vince o si perde da uomini. Noi italiani quando si vince siamo formidabili, quando si perde perdiamo anche qualche volta il lume della ragione, basta vedere un po' anche i commenti quando c'è la Serie A fra tifosi di una squadra e tifosi dell'altra, e questo mondiale mi piace perché noi che non ci siamo appunto come nazionale italiana abbiamo secondo me anche, quindi non siamo obnubilati dal tifo, la possibilità di vedere e anche di imparare, e il Giappone secondo me ci ha dato una lezione di dignità enorme, e ovviamente di calcio molto meno, anche se Kagawa per un tempo e mezzo ha fatto il fenomeno tra le linee contro il centrocampo e la difesa belga. Io sono rimasto veramente impressionato da Kagawa, dal tipo di gioco che è riuscito a fare e dal tipo di partita che è riuscito a fare contro il Belgio. Dopodiché è stato in piedi finché è stata in piedi la sua squadra. Presso il gol dell'1-2 si sono sciolti, come avete detto, sottolineato tutti, contro il fisico, insomma, e anche il talento belga. Certo, infatti io ho detto, non è che gioca contro delle squadre di pippe il Belgio, no. Cioè, ma voglio dire che però il Giappone è da due mondiali, anzi tre, che è sempre in finale nel calcio femminile, quindi che se la disputa sempre, quindi voglio dire che la crescita tecnica del Giappone c'è dal punto di vista calcistico,
Assolutamente, vabbè, assolutamente. Adesso arrivare in finale di un calcio, del calcio femminile, non è cosa semplice. Per cui vuol dire che c'è un lavoro dietro alle spalle che stanno facendo da tempo, che ha avuto dei risultati subito in femminile, adesso sta vedendo anche nel maschile. E non è caso che adesso in Oriente stanno prendendo i giocatori migliori a suon di soldi, no? Perché evidentemente loro puntano sul calcio. Loro puntano sul calcio, però visto che siamo tutti più o meno, abbiamo tutti l'età e queste cose le abbiamo sentite tutti, la prima squadra africana che vince dal mondiale, la prima squadra asiatica che vince dal mondiale, gli Stati Uniti che addirittura avevano predetto che nel 2010 avrebbero vinto il mondiale, io dico che, come stanno dicendo i cinesi oggi, che nel 2050 loro vinceranno il mondiale, secondo me, come diceva Fantozzi, è una cagata pazzesca, però può darsi anche che mi sbagli e che i cinesi vincano appunto il mondiale nel 2050, però tutto questo calcio nuovo, ripeto, più si va avanti, e pensate, questo è un mondiale a 32 squadre, quindi non quello del Qatar, ma quello del Stati Uniti, Canada e Messico del 2026 probabilmente sarà a 48 squadre, ecco, a 48 squadre possiamo vedere veramente tutti, forse noi abbiamo possibilità di qualificarci, però prima l'Arezzo il mondiale sarebbe guarda, sì. Noi già andare in Serie B sarebbe la nostra Champions, la Serie B, figuriamoci, sì. Poi senti, tutto il resto. Ma seguirai il mondiale di retro running? Io il mondiale di retro running lo vorrei fare più che seguire, allora, però so che Alberto Venturella già iscritto, tanto a me o Alberto, tanto comunque tutti e due prendiamo le iscrizioni, esatto. E ci becchi due in un colpo. Comunque, a parte gli scherzi, a parte le battute, devi preparare tra una settimana. Io la trovo una disciplina incredibile, che non solo c'è l'aspetto fisico, ma c'è anche l'aspetto mentale, l'aspetto dell'equilibrio, quindi è una disciplina veramente interessante. Esatto, no, ma la prossima settimana sarà qui a Bologna e ci saranno appunto insomma una sfida mondiale di retro running. Quindi Venturelli deve portare la coppa per tutta l'osteria. Esatto, deve portare la coppa anche il salamino. Intanto perché bisogna che oltre al retro running vinca qualcosa, perché come arciere, come ci eravamo detti tempo fa, io tiro per Arezzo, quindi i colori di Arezzo bisogna che li difenda molto adesso, bene. Adesso, siccome abbiamo un esperto di doping, non dire tiro per l'Arezzo, insomma, cioè adesso, sono sempre dei maligni, non c'è niente da fare, è sempre maligno quest'uomo, no? Ecco, è un uomo da vita bloccante, no, noi detto, sono da tortellone, da ragù. Senti, meglio il tortellone, però, meglio visto il tortellone. Che tu sei molto British, puoi seguire, che ami il ciclismo, fra due settimane Gianluca fa una delle manifestazioni più carine del Brompton World Championship, quindi del campionato del mondo di bici pieghevole Brompton, e saremo a Londra il 28 di luglio, quindi quasi tre settimane, però insomma siamo in dirittura d'arrivo, e faremo 8 giri di St. James Park di fronte a Buckingham Palace, quindi sarà questo un momento fantastico. Oggi infatti sono senza la mia bici perché l'ho portata dal mio partner tecnico. La sto truccando da Maroli. C'è Maroli che mi sta mettendo il motorino, perché altrimenti questi fanno i 35 per però bisogna essere vestiti di bisogna essere vestiti da lavoro, quindi io avrò un gilet con a scacchi con la bandiera italiana sul retro con scritto Italia, con camicia con polsi a gemello, la cravatta, pantaloncino corto, giarrettiere e calzettoni da uomo a mezza gamba, e insomma si partirà sotto Buckingham Palace con le bici tutte piegate, chiuse, dopodiché si apriranno le bici, si danno il via, 400 l'apertura fa parte della gara. Chi è più bravo come quando si era le corse del moto, si partiva correndo, esattamente, e mezzo, esattamente, no? E qua è chi è più veloce a sfoldare la bici è quello che parte per primo.
siamo 450 corridori. Il problema è che c'è chi va tanto veloce e chi va un po' più piano, quindi sicuramente io sarò doppiato a un certo punto, ma il mio problema è cercare di evitare di essere doppiato da quelli che ti buttano per terra, perché c'è un sacco di gente che si fa anche male in questa cosa qua, perché siamo tutti in un circuito di 8 km, quindi non è molto critico in questo senso. Beh, insomma, perché sicuramente dire... ci sarà un po' di pioggerillina. Poi lo dicevo prima, la cosa spettacolare, oggi mi è arrivata la convocazione ufficiale, quindi cioè, allora mi raccomando, i corridori dovete presentarvi sabato 28 alle ore 12, apre l'hospitality, quindi presentatevi lì, registrate la bicicletta, tutto quanto. E dopodiché la partenza della corsa è alle 19:10. Cioè 19:10, non potevamo fare 19 in punto, no, 19:10 io corro, quindi sarà un attimo, un momento che... Senti, però ti volevo chiedere una cosa, siccome adesso c'è questa causa che è in Senato, il Comune di Genova per la Croce di Sant'Andrea, che vuole... vorrebbe avere indietro l'affitto della Croce di Sant'Andrea per questa non l'avevo letta, per 274 anni che l'Inghilterra sta usando la Croce di Sant'Andrea, ma c'era un accordo iniziale, no? Sente che sta volando qualcuno, chi è che sta volando? Ce l'abbiamo in cuffia tutti, ecco, dov'è forse? No. Un bel rumore. Francesco, ti saluto. È il motore della bicicletta. Allora c'è qualcosa che sta funzionando male. Allora te lo chiedo subito dopo la pubblicità. Aspetta un attimo. Radio Nettuno, Radio Nettuno, passione sportiva. Voglio di andare lontano a imparare parole nuove. Cresce con le unghie e i capelli, cresce ogni giorno come il sole. Cercare il mondo in un'altra piazza. Cambiare aria, cambiare soldi,
e i tuoi occhi di ragazza. Mio padre che un giorno è partito, sicuramente non è tornata. Mia madre che guarda e non dice, dentro gli occhi non è felice. Nella pancia di ferro, tra le nuvole e il cielo, saremo tutti quanti figli dell'aeroplano. Cantare in italiano, cantare in italiano, qualcuno che ti chiama con un nome, e quello lì è il tuo nome, americano. Cantare in italiano, cantare in italiano, vento di sole d'estate, quando si parla e si beve, qui che è Natale ogni giorno, di ricordi e di neve, e si muore ogni giorno di ogni mese, per le luci che si accendono nel buio di un altro paese. E abbiamo una casa coi figli, e i figli parlano un po' strano, portano il nome del nonno e già guardano lontano. Hanno una carta geografica con gli anni e con le strade, una carta geografica segnata sulla mano. Cantare in italiano, qualcuno che li chiama con un nome, il loro nome quasi americano. Cantare in italiano, cantare in italiano. Allora, beh, abbiamo intanto di ritorno da Bruxelles, dove ha avuto successi strepitosi, Jacopo Rubbi. Beh, ci parlerai dopo, perché prima avevamo in una domanda, mi avete lasciato coinvolto. Mi avete lasciato in sospeso sulla croce che è di San Giorgio. Croce di San Giorgio, che era la bandiera della Repubblica Marinara di Genova, ed è la classica bandiera delle crociate, bianca con la croce rossa, croce rossa su fondo bianco, che Genova durante il Medioevo aveva dato in affitto annuale all'Inghilterra, e poi a un certo punto si sono dimenticati di chiedere l'affitto, è diventato quasi un regalo, e adesso il sindaco di Genova ha fatto la buttad, che dice, come dice giustamente lui, una grande azione di marketing, di andare a chiedere gli arretrati alla regina Elisabetta. Che povera regina Elisabetta, c'ha già anche una certa età, c'ha i problemi con i nipoti, con le mogli dei nipoti, eccetera eccetera. Gli arriva anche il sindaco di Genova che vuole i soldi per la bandiera, mi viene male. E soprattutto deve vedere me, perché non è tanto la nostra cosa. Ma non sa quello che gli succederà dopo, quando Ferrara su quella cosa gli chiederà il cosa avete dato all'Inghilterra di Ferrara? Beh, sai, il simbolo di Ferrara è San Giorgio che matta il drago, per cui insomma più di così. Vedi, è così, è così. Del resto, tu sai dove mi sono sposato io? A San Giorgio di Piano, esatto. Per poter fare la foto sotto la statua di San Giorgio il drago prima di partire per l'Inghilterra. Quindi cioè, era tutto legato. Esatto. E il cerchio si chiude. Senti Jacopo, torni da Bruxelles, dove hai fatto, no, tu sei stato accompagnatore del campionato mondiale di pompieri di rugby. Sai, Jacopo ha vinto il titolo mondiale a suo tempo di, sì, come sì, campione sì. mondiale di pompiere.
Sì, diciamo che quello di Bruxelles era, non è, un campionato europeo di seconda fascia di rugby aperto a tutti. I mondiali quest'anno erano Los Angeles per difficoltà organizzative, spese, eccetera. La rappresentazione italiana non è andata e ha fissato l'obiettivo su questo torneo di Bruxelles, un Bruxelles 7 molto molto interessante, 16 squadre in asse di partenza. Da buon francofoni avevano parecchie selezioni regionali francesi, infatti sono stati i francesi a farla padrone. Noi come Vigili del Fuoco italiani siamo arrivati sesti, battendo, ribadisco, selezioni regionali che per il livello del 7 italiano bastano e avanzano, avendo vittime illustri sul nostro cammino, perché abbiamo battuto in extra time la selezione della Loira e abbiamo perso da una selezione di Senti, Tolosa il quinto Jacopo, vi posto, abbiamo insomma. ripreso quando eravate in turno. Senti, ma torna da Bruxelles col pullman. Esatto, no, quando no, lei cantante il pompiere paura non ne ha, questa era la cosa, no? sì, no, quella lì indubbiamente penso che i ragazzi sia da dedicare ai ragazzi perché ancora una volta con grande spirito di abnegazione, solo 4 giorni di ritiro ha raggiunto un buon risultato, sesti su 16, ribadisco, seconda fascia europea e assolutamente hanno espresso anche un bel gioco divertendosi dentro e fuori dal campo, quindi è un'avventura che prosegue. L'anno prossimo ci sono già i riflettori puntati sui mondiali cinesi, lì sarà un'altra storia con il Sudafrica netto favorito, però lì contro i nostri pari ruolo ce la andiamo a giocare. Insomma, devo dire che è un'avventura iniziata in fine del secolo scorso, 1999-2000, che sta proseguendo tra mille sacrifici, però non molliamo un colpo e anche quest'anno la selezione azzurra, devo dire, sono di parte, però è veramente riuscito a palesare un discreto gioco. Ecco, adesso no, non ci illustriamo tanto, però un bel gioco sicuramente. Ecco, ma come facciamo anche un punto su quello che succede nel mondo del rugby? Qual è la situazione? Soprattutto c'è questo interesse che non sta ancora sbocciando sul Seven. Il Seven è sport olimpico, però in Italia fa fatica, c'è poco da fare, insomma, non riesce a decollare. In Italia non siamo stati lungimiranti perché che il Seven avesse grande potenzialità l'hanno scoperto gli asiatici già 30 anni fa quando riempivano l'Hong Kong Seven di 60-70 mila persone. È diventato sport olimpico perché si può fare un torneo su 2 giorni con 12 nazioni, si gioca in tutti i continenti, altra clausola fondamentale per mettere in palio i medagli olimpici. E l'Italia non ci ha creduto, c'è poco da fare, non ci ha creduto a livello federale allora, e prima di Rio, il quadriennio prima di Rio, ma non si prepara una formazione in 4 anni, adesso stanno facendo i salti mortali perché Orazio Arancio, il team manager, Andy Vilk, un allenatore di primissimo livello, fanno un po' con materiale che hanno a disposizione. Bisogna fare un'accademia in 7, l'abbiamo detto, 7 e 15 sono due sport diversi, i giocatori di 7 non possono giocare a 15 all'altissimo livello, bisogna fare una scelta, bisogna specializzarsi perché se vogliamo andarci a giocare le carte a livello internazionale, abbiamo purtroppo parecchia strada da recuperare e quindi adesso è stato stretto un contratto con la Polizia di Stato per cui diventerà la Polizia Accademia del 7 italiano, quindi in pratica i maggiori prospetti italiani di Regga 7 verranno assunti come poliziotti nelle Fiamme Oro, come accade gran parte degli atleti di interesse olimpico, e quindi questo è già un punto di partenza buono. Mi dispiace perché il progetto nostro delle Fiamme Rosse e Vigili del Fuoco era medesimo fatto 6 anni fa,
col ministero c'erano discorsi già avviatissimi, poi si è stoppato addirittura d'arrivo, tant'è, insomma, auguriamo il meglio ai nostri rugbisti azzurri del Seven, perché ne hanno parecchio di fronte. Ecco, beh, invece sul campo SPAL cosa sta succedendo? Oh, il campo SPAL, siamo in odore di raduno, oggi si sono ritrovati privatamente, diciamo, domani dovrebbe esserci raduno ufficiale. C'è entusiasmo, il Polo Massa è un cantiere aperto, sappiamo già che la prima in casa saremo ospitati a Dallara, e perlomeno queste sono le voci, più di voci, diciamo. Siete ospitati a Dallara perché dovete giocare a lì, perché per lo stadio, immagino. Per lo stadio, sì, sì, perché lo stadio ci sarà un adeguamento già approvato. Ma lavori se tu rapidi. Sapevi già il calendario, eri veramente un fenomeno. No, la prima, allora la SPAL ha chiesto, la SPAL ha chiesto la prima fuori, la seconda in casa, per, io intendevo la prima in casa a Dallara. Chiaro che se dovessero mettere i derby o alla prima o alla terza giornata, ci si trasferisce lì pari e parte, insomma, e si fa una quindicina di giorni insieme. No, scherzi a parte, poi dopo dovrebbe esserci una sosta a livello di fine agosto, inizio settembre, quindi diciamo che i lavori proseguono alacremente, però per la seconda di campionato, che sarebbe la prima in casa a Ferrara, sicuramente il Polo Massa non sarà a disposizione, sarà un Polo Massa totalmente in restyling, 16.000 posti tutti coperti, insomma un bel gioiellino, un bel gioiellino, ecco, per Ferrara. Non riusciamo ancora a capire perché tutte le altre città riescono a fare lo stadio in tempi brevi, Bologna è da ormai 6 anni, anzi, che ne sta parlando, e ogni giorno c'è una notizia diversa che pone dei nuovi ostacoli. Cioè, io credo che nascita dello stadio del restyling, dello stadio di Bologna, sia il parto più. No, anche quello della piscina è stato abbastanza. C'era il parto delle nuvole pesanti. Sì. No? Io vorrei chiedere a qualcuno qua che in regione. No, però Michelangelesca, il non finito finito. Sì, esatto. No? Ecco, non si riesce proprio a capire perché, voglio dire, cioè, uno stadio o si fa o non si fa. Non credo che ci voglia chissà quali garanzie per poter fare uno stadio. Oppure per metterla a posto, chiaro che ci vuole la volontà di farlo, no? Credo, perché a Ferrara, insomma, già Ferrara comunque 16.000 posti non è uno stadio poi così piccolo, Sì, ma se arriva poi Ronaldo, cioè, lo riempi. Se arriva Ronaldo, lo riempi. No, ma lo riempi lo stesso, perché lo restauri, cioè, proprio non vedi nessun movimento da anni, cioè, nel senso che da anni stiamo parlando di questo problema. E poi ogni giorno c'è una novità, ma non si va mai a una conclusione, perché a un certo punto può essere anche dire non lo facciamo, punto, ma non ogni giorno ma adesso facciamo in pratica pra, no adesso facciamo il cervello, no, ma perché ci vuole questo, e da anni che meniamo su una cosa, cioè, allora o si è decisi, perché dalle altre parti vedo che questo succede. Allora non è proprio, forse è un problema più nostro che un problema degli altri, no? Non lo so, ecco, è una domanda che pongo. Sì, guarda, mi inserisco adesso, penso che le due parole chiave siano proprio la volontà, che hai detto tu, che ci deve essere, non deve essere uno spot, una tantum, uno spot elettorale, caro alla politica, eccetera, e collaborazione, gioco forza, Spalle Comune, società Spalle Comune, hanno avuto una grandissima collaborazione, per cui se volete possiamo mandare i dirigenti del Bologna Calcio e anche l'assessore, i vari assessori, sport, urbanistica, eccetera, qui a colloquio con mio caro amico assessore Modonesi, magari qualche dritta glielo danno, no, scherzi a parte. Collaborazione fondamentale. No, anche perché francamente, cioè, qui si parla qui di finanziamenti, la SPAL non è che abbia chissà quali giri dietro particolari, però ha detto facciamo al campo, lo mettiamo a posto. Beh, però secondo me a Bologna comunque vai a sbagliare. No, ma sia dal punto di vista elettorale che dal punto, cioè comunque fai, ecco perché siamo in stallo, perché in ogni caso qualunque decisione tu prenda su quello stadio lì andrà a finire male. Quindi nessuno vuole prendersi la responsabilità, sì, di questo fatto qua. Probabilmente la cosa è anche questa, perché non puoi pensare che
Beh, ci sono stati fatti almeno 5-6 progetti di stadi, palazzi dello sport, eccetera. Sono tutti naufragati. Allora, cioè, se c'è bisogno, bisognerà farlo in qualche maniera. Insomma, cioè, non, se si è valutato che c'è bisogno di fare uno stadio e di un campo, di un palazzo dello sport, a un certo punto... Ma noi ambientalisti siamo potenti a Bologna. Ecco, voi ambientalisti, non sì, si possono abbattere gli alberi per fare uno è stato. Colpa di Danny. Allora. È colpa di Danny. Allora si è preso la responsabilità Danny, che però di solito si è sempre scelto una posizione dove si faceva da tutte le parti. Ma ci sono, allora gli ambientalisti sono anche a Ferrara, non è che non ci siano. Cioè, voglio dire, non è che, ecco, però non è credo che sia solo quello il problema. L'impressione credo... però che a Ferrara ci sia in questo momento un po' più di entusiasmo, forse dovuto anche al fatto che la squadra è risalita in A dopo 50 anni rispetto a Bologna. Io ho quell'impressione lì. No, ma sicuramente c'è questa volontà, ma voglio dire... Non c'entra il doping, no? Cioè, questa, cioè c'è no, questa esaltazione. Però... No, sì, certo. Potrebbe essere. No, no, ma più che altro voglio dire, il discorso è questo. Loro hanno messo a posto, Paolo Mazza c'è già lo stadio, l'ha messo a posto, no? Hanno speso, non so quanto hanno investito, però non penso che sia stato un investimento da poco, no Jacopo? Ma guarda, l'ultima trans, quella di quest'anno, perché è stato... ristrutturato anche per la B e poi dopo la B l'anno scorso, quelli di quest'anno sono 8 milioni di euro, quasi equamente suddivisi una parte 5, una 3, ci mette cash la SPAL, ce li mette il comune, quindi diciamo l'ultima tranche 8 milioni di euro per rifare la curva ospiti e unire gradinate, tribuna e curve, per cui sì, non è un investimento mastodontico, chiaro per le casse del comune non è poco, neanche per le casse SPAL, però ti dico, sono messi a tavolino, hanno deciso così, i lavori della SPAL sono partiti esattamente lunedì mattina dopo e se uno passa da Paolo Mazza adesso il settore ospite è un cantiere aperto, diverso il discorso ovviamente per le parti che spettano a comune, perché ovviamente ci sono gare pubbliche di appalto, centri di costo e quant'altro e lì la burocrazia rallenta. Però è un esempio di commissione, poi ha ragione, è l'onda lunga dell'entusiasmo che aiuta, però gli ambientalisti ci sono pure stati, ci sono anche legati agli alberi eccetera, adesso io non mi sbilancio più di tanto, però insomma devo dire che un restyling dello stadio, pezzo storico della città in pieno centro, fatto in questo modo, ecco, difficilmente attaccabile dal mio punto di vista, dal punto di vista della stragrande maggioranza della popolazione sportiva non ferrarese. Senti, adesso vi mandiamo Danny ad allegarsi a un albero, potete muore. Occhio, lo lì. La signora l'ha lasciata incatenata, non l'hanno liberata subito la signora, la signora. E non si è tirata addosso troppe simpatie. No, comunque scusa. Tant'è, una signora che va sopra le righe, per cui dai, accettiamo tutti finché le proteste sono così. Vanno bene. Scusa Jacopo, visto che sono celebri sì. Le mie domande intelligenti del giovedì sera sul rugby, te ne fa facciamo anche stasera. Pronti. Allora, io sono magro, leggero, abbastanza debole, quindi nel football americano il mio ruolo potresti sarebbe il quarterback. O il kicker, o più il kicker forse, quello che non viene toccato. Esatto, insomma, non devo essere toccato, se lancio bene magari. Ecco, nel rugby c'è un ruolo per me. Certo. Guarda, ti mettiamo mediano di mischia, quindi quello che sta dietro la mischia, mettiamo esatto. Una mischia di 900 kg, cattivi rabbiosi che ti proteggono, per cui, però bisogna avere altri 8 uomini davanti disposti a sacrificarsi in toto per te, ecco, nel senso... Ma io cosa devo fare? Ah niente, tu devi buttare la palla dentro... Allora, il calcio sono due, se vuoi... Se sei disposto a rischiare, butti la palla dentro la mischia, poi la raccogli e la passi al numero 10 con poi il regista della squadra e della cavalleria leggera. Se invece proprio vuoi rischiare poco poco, ti si mette all'ala, che è un po' il finalizzatore, quello che è in fondo, prende la palla in velocità e debetta gli avversari uno contro uno, ecco, quello che lavora un po' fuori dal traffico. Però ribadisco, se hai una mischia pesante e cattiva, puoi fare pure il numero 9, ecco. Benissimo, vedi, c'è un ruolo per tutti. Certo, io conto le bollacce. Sì.
Cioè, se tu fai anche quello, di mischia, io porto le borracce. Ma assolutamente, adesso l'uomo acqua si vede all'alto livello, si vedono dei personaggi famosi perché le rose sono allargate, e sono quelli che poi danno anche i consigli in campo, no? Una sorta di vice allenatore, oppure addirittura quello che porta le borracce al calciatore prima del calcio impossibile. Stiamo parlando di vecchie glorie che parlano di un calciatore che ha il 98%, per cui cosa gli diranno mai prima del calcio? Lo tranquillizzeranno, insomma, diranno che va tutto bene, che faccia come al solito. Però i Waterboy, sì, non è un perfetto sconosciuto adesso. I Waterboy è un ruolo importante perché va a finire che se ce la giochiamo, Danny, esatto, io e te, io ho scelto il ruolo migliore. È come il caddy nel golf, no? Il Waterboy. Esatto, occhio che però in un'Argentina-Australia, un australiano ha toccato il Waterboy argentino, e una spinta, una roba del genere, è partita una zuffa a tutto campo, e quindi anche il Waterboy non è in rischio di eventuali colpe. Waterboy certo. Giuda. Bene, Jacopo, ciao, buona serata. Ciao a tutti, buona serata a voi, ciao ciao. In qualità di capofamiglia hai il dovere di accompagnare i tuoi figli a scuola cantando a squarciagola, riempire il bagagliaio con zaini e tende per un weekend selvaggio, guidare tutta la notte per goderti l'alba sul mare. Volkswagen Caddy, per famiglie dallo spirito libero. Da 5 a 7 posti anche con trazione 4Motion e cambio DSG. Fino al 31 agosto con progetto valore Volkswagen, tuo da 159 euro al mese per 47 mesi. TAN 2,99, TAEG 3,97. E dopo 4 anni sei libero di sostituirlo, rifinanziarlo o restituirlo. Per la tua pubblicità su Radio Nettuno, contatta il nostro ufficio commerciale. Chiama il numero verde 800 99 5905. Radio Nettuno. Radio Nettuno, Radio Nettuno, passione sportiva. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire en silence à genoux devant ceux qui guettent plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles en attendant qu'ils fassent pour nous des miracles. Et nos cris restent dans nos gorges au pays de Piaf et des rouges qui gorgent. Ils chantent là, ils chantent. Ta voix elle t'appartient. Chante allez chante. Les pensées qui te hantent, les idées au cœur tu tiens. Chante à tu tête, à la fête des puissants. T'es pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Depuis toujours, toujours. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut abandonner l'espoir et nos ivresses au pays des 14 juillet et de Jaurès. Regarde la foule qui tangue et danse comme un torrent qui roule mort au silence. Faire du bruit ensemble est une force immense. Nos voix s'unissent en un seul cœur. Au pays de Piaf, des mers de mon cœur. Chante la rue, chante. Si ta voix elle t'appartient. Chante allez, chante. Les pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens.
chante à tue-tête. Après les puissants, n'aie pas peur de les rendre sourds. Ils le sont depuis longtemps, depuis toujours. Depuis toujours. Chante contre les aboiements, les abus. Chante quand dans ta vie rien ne chante plus. Chante pour conjurer tes douleurs. Nos poumons tous la même couleur. Eccoci qua, allora intanto fuori onda Alberto Venturelli raccontava le sue avventure. Cioè, sai che io sono sempre, interessato, esatto, a come funzionano le cose. A partire da domenica retro running, facciamo il campionato italiano, campionato di scale all'indietro. Facciamoci raccontare come fa, come fa le scale all'indietro, perché io sono rimasto. Dopo parlare anche del libro audio sul doping. Ma però noi abbiamo adesso il massimo esperto universale. Tu potevi anche ridurlo, Danny, Carlo, poi si offende, cerchi di anticipargli le battute, si offende, io riconosco però la risata, è da un po' che non la sentivo, ma riconosco la risata immediatamente. Che tra l'altro adesso è più che mai impegnato in organizzazione di spettacoli, anzi vi invito a seguirli tutti quelli di Stefano Casadio, ma ciao Stefano. Ciao Carlo, ciao a tutti gli amici di studio. Buona serata a voi. Allora, partiamo da queste straordinarie corse di domenica, dove insomma si ribaltano anche pronostici, soprattutto due corse con la Formula 1, dove abbiamo visto che partono favoriti e vincono i non favoriti, insomma. Che cosa sta succedendo? Beh, intanto possiamo segnare, secondo me, la data di domenica scorsa, 1° luglio, nel calendario delle domeniche divertenti a livello motoristico, perché secondo me abbiamo visto forse il più bel Gran Premio nelle due ruote degli ultimi anni, e almeno un Gran Premio interessante fino all'ultimo, e che ha tenuto un po' col fiato in gola i tanti tifosi Ferrari, quindi aumentando la parte emotiva degli spettatori per quello che è successo in Austria, in un circuito che alla vigilia, quindi fino alla domenica mattina, sembrava potesse essere teatro di un'ennesima delusione per quanto riguardava il team di Maranello. Quindi queste domeniche qua che passiamo dalle 15 fino alle dalle 14 fino praticamente alle 17:30, siamo stati tutti, credo, sul divano a vedere, a gustarci uno e l'altro, insomma sono quelle che per gli appassionati di motorsport valgono, come si dice, il prezzo del biglietto, perlomeno del divano, ecco. Bellissime. Se vogliamo partire come tu hai così iniziato, dalla Formula 1, dalle quattro ruote, che fra l'altro è quella che sarà impegnata per la terza domenica consecutiva per il prossimo Gran Premio. Andiamo, se non sbaglio, alla decima gara stagionale con Silverstone, altro teatro storico di quelle che sono le partecipazioni ridate della Formula 1. Si corre in casa del nemico, fra virgolette, nel senso che è comunque una delle piste più adatte, più idonee alla Mercedes, ma in generale a quasi tutti i team che hanno sede in Gran Bretagna, che al di là dell'origine diciamo della nazionalità della squadra corsa, è poi comunque la patria motoristica vera, con tutte le sedi delle diverse squadre. La Ferrari ci torna, direi, con una gara che può permettersi di gestire, non perché ci sia adesso dei margini di punti esagerati, perché siamo tornati a più uno, come era poi dopo la gara del Canada, se non sbaglio. C'è soltanto queste versioni importanti di tendenza nella classifica ridata come costruttori, che spesso il grande pubblico prende così con una punta di stacco. In realtà è il vero campionato che interessa. Io ricordo negli anni qui Giancarlo Minardi era impegnato in Formula 1, che lunedì mattina quando ci si trovava era, insomma, la cosa che si guardava con più attenzione, perché intanto è foriero
di divisioni importanti, allora fra l'altro neanche così importante, neanche così foriere di aiuto per i team minori, ma è effettivamente la vera classifica, poi quella piloti è quella che oggi porta così a idealizzare il proprio campione preferito e soprattutto quelli che poi alla fine della stagione si vantano del titolo di campione del mondo per la stagione che segue. Però è chiaro che le premesse del weekend che abbiamo visto in Stiria, con questo bellissimo impianto ristrutturato da poco, con le appendici della Foresta Nera che fanno da cornice, con questo circuito sfalsato quasi con tre anelli uno sull'altro, bellissimo, una Ferrari che sembrava destinata ad un weekend triste, almeno dalla supremazia assoluta che le Mercedes avevano fatto vedere al sabato e alla pericolosità della Red Bull, che chiaramente non dimentichiamoci come team austriaco correva in casa. In realtà poi alla fine non c'è stato l'unplane, perché chiaramente Verstappen ha infilato una delle sue domeniche perfette, quindi non ha dato scampo alle due monoposto ferrariste, però zero punti in casa Mercedes, il secondo e il terzo posto sia come piloti che come costruttori, è logico che ha dato questa spinta, per cui in questo momento Silverstone deve servire più a Lewis Hamilton per andare a riproporsi come il vero favorito del mondiale, ma la grande curiosità è questa così incredibile per il momento poca affidabilità che sembra aver colpito il team di Toto Wolff, che non ci ha abituato negli ultimi 4 anni dominati consecutivamente ad avere problemi di affidabilità, e che stanno diventando importanti nel momento in cui dopo le prime 6-7 gare si vanno a cercare i primi importanti sviluppi della monoposto, perché dovevano essere insieme alla Ferrari con l'evoluzione del motore ibrido in Canada, non l'hanno montata e hanno preso paga per problemi che erano poi stati evidenziati al banco. È stato montato in Austria, abbiamo visto com'è finito. Avevano avuto problemi pur vincendo al Paul Ricard nelle libere, e quindi evidentemente in questo momento lo sviluppo che deve ottimizzare l'aumento di prestazione mantenendo l'affidabilità in casa Mercedes è stato solo parzialmente risolto, perché la sensazione è che se questo motore funziona come potenza pura, probabilmente ancora qualcosina in più della Ferrari, anche se in questo momento sul passo gara la Ferrari forse è meglio, e comunque anche domenica c'è stato il momento in cui Vettel ha passato Hamilton prima che cominciasse a avere problemi, e lo ha fatto in maniera prepotente, ma a inizio gara avevamo anche visto come Bottas aveva sverniciato Raikkonen addirittura passando dall'esterno. Quindi probabilmente la bellezza della Formula 1 di quest'anno è che queste due squadre finalmente sono molto ma molto più vicine in termini prestazionali di quello che è stato per gli anni precedenti, con una buona Ferrari l'anno scorso ma che poi si è persa cammin facendo, una Ferrari assolutamente devastante e negativa nel 2016. Quest'anno evidentemente il lavoro che Marchionne chiede continuamente ai propri uomini sta portando la Ferrari ad avere la sufficiente competitività in tutti i Gran Premi, e quindi in questo momento alla nona gara stagionale, se non vado errato, non la decima, aspetta pure, perché abbiamo avuto 3 vittorie di Vettel, 3 di Hamilton, 2 Ricciardo e 1 Verstappen, sì, quindi questa è la decima gara che andremo a vedere. E l'unico dubbio che potrebbe esserci a Silverstone è che è la terza e ultima gara con queste famose gomme con lo 0,4 in meno di battistrada. Nelle due precedenti ha vinto la Mercedes, che quindi ha confermato che sarà stata una scelta casuale, non sarà stata pro Mercedes, ma rimane il fatto che la Mercedes ha gestito meglio questa situazione sia a Barcellona che a Paul Ricard, e adesso ancora a Silverstone dovrà dirci se queste 3 gare sono diventate 3 bonus pro Mercedes, o se in realtà non c'entra niente ed è la Ferrari che non era riuscita ancora ad adattarsi per ottimizzare questo tipo di gomma. Ecco Gianluca, bene, volevo farti una domanda.
Però sì, sai che avevo proprio una domanda. Esatto, lo so, perché io l'ho visto l'occhio di Gianluca. Mai visto impegnato. Io ero terrorizzato dalla battuta che poteva fare Francesco Mordenni sul circuito di Stiria. Stava dicendo Stiria a Miriam, ma questa era la battuta che dovevo fare. Non sarebbe da professionisti qua, siete, ero dai. Già pronto invece non sono stati tranquilli. No, invece visto le conoscenze universali che abbiamo la possibilità di avere al telefono in questo momento, stavo guardando dei dati, quindi non è niente di farina del mio sacco, però stavo vedendo che il circuito è stato ingrandito di 500 metri, quindi sono parlo di Silverstone. È stato modificato un paio di volte, eccetera, eccetera. Però, pur essendo stato ingrandito di 500 metri, il tempo migliore adesso è di Hamilton del 2017, ma è a 15 secondi in più rispetto a Schumacher che lo faceva. 15 più sopra. Cioè, è perché sono state aggiunte più sicurezze, più chicane, oppure sono cambiati i motori? Cioè, qual è il motivo per cui nel 2004 Schumacher era 15 secondi più veloce con solo 500 metri in meno? Ma scusa, credo che fossimo ancora in epoca di aspirato, ottimizzato al massimo, probabilmente con le slick. Adesso io non ricordo tutti i particolari. Era giusto una sensazione. Secondo me, è il famoso discorso, i raffronti li puoi fare, diciamo, a parità di pista nell'arco di un paio di stagioni, hai capito? Proprio per dire, sai, da un anno all'altro al massimo vedi un po' più e un po' meno, con le gomme più larghe, alettoni più stretti, ecco, questo possono essere parametri importanti. Le macchine che sono più veloci in curva, quindi c'è ancora più percorrenza con più stabilità. Ma quello che è successo 14 anni fa, secondo me, facciamo fatica. Io penso che i motori fossero ancora di un'altra epoca. Esatto, cioè è diverso comunque il motore dal 2004 al 2017. È come parlare in tempi normali fra l'era moderna e il Rinascimento. Cioè, 14 anni Formula 1 sono un altro mondo, non c'è niente di quello che c'è oggi praticamente come concezione, quindi evidentemente tutto quello che poteva essere allora al top è diverso da quello di adesso. In quel momento lì ovviamente i motori avevano un'espressione come cavalleria tale che poi comunque mi dici che la pista di adesso è 500 metri più lunga, giusto? Sì, mezzo chilometro in più. Esatto. Beh, anche quello inciderà, immagino, qualcosina, no? No, su quello in dubbio, no, ma era così un parlare, una sensazione, come dire, la mia sensazione guardando le corse è che Schumacher una volta andasse più veloce di come va Hamilton oggi, poi è questo solo una è sensazione. Cosa sulla quale, intanto il famoso discorso di confrontare piloti di epoche diverse, abbiamo sempre detto che certo. È praticamente impossibile, perché se no facciamo una scala ipotetica di valori dove li mettiamo Fangio per arrivare poi a Senna, sai, è difficile dopo dire il più grande, il migliore in assoluto. No, ma senza proprio a livello di sensazioni, cioè quando tu li guardi e vedi andavano più forte, forse anche per esempio adesso magari non abbiamo riscontro cronometrico di chi aveva il secondo miglior tempo sul giro, probabilmente anche quello sarà di 12 secondi sopra più veloce, cioè sono altre situazioni, dalla pista, le gomme, motore, certo, tutto secondo me è diverso. Certo che io che non ho fatto questo confronto qui ti dico che mi lasci un po' sorpreso, nel senso che comunque uno scarto così grande non me l'aspettavo, né un verso né l'altro, ecco, è alto, è molto alto come distacco. Non so se negli altri circuiti, andando a controllare questo tipo di statistica, che non è propriamente quello che io sono abituato a fare, poi anche perché giustamente mi insegni, se hanno aggiunto una chicane o hanno aggiunto, cioè per forza incide, incide per forza. Però a me mi aveva colpito appunto vedere che da 5,8 km a 5,2 km e comunque c'era questa differenza di 15 secondi che mi sembravano un'esagerazione. Cioè, il tedesco volava letteralmente, esattamente. Avrà avuto probabilmente una macchina diversa come aerodinamica, come gomme, come motore, come cavalleria pura, perché secondo me, non vorrei dire una stupidaggine, ma in quel momento lì arrivavano 800-900 cavalli le Ferrari,
Adesso saranno su 650, 600, 650 da con ritorno al turbo e col motore aspirato, sono 1600 adesso, secondo me non era così allora, penso che una delle differenze possa essere questa per esempio, però ti ripeto andiamo dopo in un campo dove dovreste andare ad analizzare veramente le specifiche di quella stagione con quelle di quella di oggi, allora si può ragionare parlando con un ingegnere preparato. No, sì, ma la mia domanda era proprio da osteria. Ma è la classica curiosità, giustissima, legittima, perché fa effetto. Cioè la tua è corretta perché, come l'hai notata tu, fa effetto a me. Pensare a 15 secondi, ragazzi, ma in Formula 1 è partire oggi e arrivare domani. Ma questo, vedi Stefano, vale anche per l'atletica, per la corsa. Ad anche esempio, secondo me, tempi, è giusta la tua osservazione. Ci sono dei tempi che si facevano, io guardo adesso, prima stavamo valutando, vedendo le maratone, anche la maratona di Bologna, eccetera, quando vinsero gli Arbatesti, aveva dei tempi che adesso adesso sono molto più alti. Beh, è lo stesso Tour de France, cioè le vette più alte, cioè, Pantani le faceva a una velocità che From se le sogna, insomma, andava più forte Pantani. E mi ricordo, vidi un evento di, poi così introduciamo anche il doping, vidi un evento di uno che si occupava del ciclismo doping, no, ma uno che si occupava di dati, e questo tirò fuori una slide, dati informatici, quindi velocità, cose, raccolta dell'importanza del dato, e questo fece vedere questa slide dove c'erano Armstrong, Pantani, Froome, e lui dice, faceva vedere come Armstrong è stato il più veloce in assoluto in certe tappe di montagna, il secondo era Pantani, poi dopo, subito dopo l'era Pantani, c'è stato un crollo di parecchi secondi rispetto sempre alla stessa cima. Allora lui diceva, noi come raccoglitori di dati non possiamo dire se uno o l'altro era dopato, possiamo sicuramente dire che qualcosa nel mezzo è successo. Questo il discorso, cioè come mai uno con la miglioria tecnologica, tutto quello che è successo a un certo punto, e Froome va a metterci 10 secondi, 15 secondi in meno di un Pantani o di un Armstrong? Ma anche perché è cambiato anche il modo di rapportarsi su certe... Oppure ci sono anche dei controlli un po' più severi. Sì, dopo qui entri in una sfera che va dal tecnico al chimico, al fisico, al fisiologico, al prestazionale, allo stile di pedalata, cioè c'è di tutto. Poi è entrato l'avvento degli strumenti che tu puoi disporre, il cardiofrequenzimetro, che ad esempio... cambia molto anche il modo di rapportarti sulla salita, perché è successo anche che dal 2000 hanno trovato il modo per trovare l'eporto artificiale tramite il controllo incrociato sanguigne. Cos'è successo? Che prima si facevano macro dosi di EPO ogni 3-4 sere, dopo hanno cominciato a fare le microdosi per ovviare ai controlli, quindi con uno smaltimento molto più veloce. È chiaro che questo porta a un sinceramente dà un fastidio a un minore, come dire, a una minore potenza. Grazie a questi controlli hanno controllato un po' di più il fenomeno EPO. Però c'è anche il fatto che, ad esempio, noi stiamo parlando di atleti che fanno giri lunghi, cioè giri a tappe, quindi dove devi avere un controllo quotidiano della tua prestazione. E Pantani era riuscito, nei suoi due giri che ha vinto, ad avere una grossa prestazione grazie però a molti alti e bassi. Fromm è un corridore che degli alti e bassi ne ha pochi. Solo quest'ultimo giro ha vinto recuperando molto e andando all'estremo. Solitamente li vinceva mantenendo uno stato abbastanza equilibrato della corsa. Certo. Quindi lui c'ha soprattutto un controllo a distanza, no? È un po' il problema che viene ultimamente, soprattutto nel ciclismo, degli auricolari e non, perché tu sei quasi teleguidato. È un po' quello che poi succede anche in Formula 1,
Da un tempo in Formula 1, tu eri con te stesso dentro l'abitacolo, adesso hai un contatto diretto con il box che ti dice anche quando devi rallentare, quando devi andare più veloce. Cioè, sì, ci sono tante componenti, al di là del fatto che questa è una mia opinione, che comunque Pantani a livello di come scalatore, secondo me, era forse un passo avanti agli altri, insomma, a quelli che abbiamo citato. Anche al naturale, non seguo anche quando degli anni 2000 è successo questo. Però abbiamo visto anche quest'anno nel Giro d'Italia Yates, che ha fatto per due settimane è andato a dei livelli altissimi, a un certo punto è saltato il meccanismo perché evidentemente è andato oltre la soglia e dopo non è più stato più in corsa. Cioè bisogna anche equilibrare la soglia. Pantani Se passi di là dopo non ce la fai più, Quello che probabilmente è successo anche a Aru quest'anno. Quando tu vai fuori giri è come una macchina, no? E allora adesso se vai sotto coppia, per esempio, tu non la riprendi più. Finché la macchina tiene in tiro, allora anche di marce bassa è l'hai brillante, ma se fai tanto che l'ha cambiata la rallenti e magari sei in terza che devi essere in seconda, quando la macchina si inginocchia poi lo vedi che dopo la spinta non ce l'hai, devi riprendere con più fatica. Quello è proprio la macchina umana ha delle specifiche che sono le stesse risposte che vediamo tecnicamente. Poi comunque dove hai, ecco, voi avete fatto un'apertura, una finestra importante sul ciclismo da esperti quali siete. Io non ho la vostra profondità tecnica in questo campo qui, per me c'è molto romanticismo nel ciclismo come lo vedo io, lo ricordo dal processo alla tappa degli anni 70, 67, 68, quando noi guardavamo i Gimondi, gli Adorni, i Bitossi e l'arrivo di Merz, il tramonto di Anquetil. Dopo sai, oggi lo stesso ciclismo ha in proporzione lo stesso sviluppo tecnologico dei motori e tante altre cose così, però qui c'è, secondo me, rimane una parte umana che è leggermente superiore a quella, diciamo, del mondo dei motori, dove comunque anche se alla fine la macchina bella, brutta, buona, cattiva, se il pilota è scarso non vinci, però diciamo quello che è il rapporto ancora fra la bicicletta e il ciclista che sa alzarsi sui pedali, che scala le vette e che fatica con i muscoli tirati al massimo, c'è un'immagine che non è un'immagine comunque, super poetica, dove però invece di mettergli la benzina con un po' più di ottani per farlo andare un po' più veloce, gli dai qualcosina al motore, che in questo caso è il ciclista. A me magari. Ti dico, no, non piace pensarlo, anche se è sotto gli occhi di tutti, se ci sono state situazioni per le quali sono state incontestabili diciamo gli usi e gli abusi di sostanze che non sono quelle corrette, fa parte di una situazione negativa, di una disciplina nobile che valorizza l'atleta in se stesso e che non mi piace. Senti, non mi piace dover pensare. Stefano, invece questo non succede nel retro running. Tu sai che ci saranno i mondiali di retro running qui all'Arcoveggio, cioè qui è una disciplina estremamente tecnica e scientifica, per cui cosa pensi del retro running? Posso rispondere onestamente? Non so di che cosa parliamo. No, la corsa indietro. Io l'ho scoperto questa sera. Magari non alla Fantosti, grazie. La corsa indietro. Che insomma, io invito tutti comunque a andare all'Arcoveggio la prossima settimana, fine settimana, sono tre giorni di corse di retrorunning, tra cui c'è anche la maratona. È un trionfo, 42 km all'indietro, quindi ti posso con degli atleti che si allenano per questo tipo di disciplina, tu mi vuoi, li abbiamo qui presenti, siamo qua. Sono anche rappresentanti dell'Italia del retro running. Pensa a te, guarda, ti dico onestamente, mi fa piacere, si conosce sempre qualcosa in più che magari
non avevi mai sentito citare, se non a livello logico razionale, può essere solo quello, ma ti ripeto, se lo dovevo vedere o leggere come una disciplina sportiva di un certo tenore, non l'avrei mai detto, anche perché l'ho sempre visto come un esercizio di scarico o in surplus che fai magari quando fai un certo tipo di allenamento e quindi per sciogliere in un certo modo, però 3 secondi, 4 secondi, 30 secondi già secondo me rischi poi di capottarti, però voglio invece dire, qui per parliamo, parliamo, rispetto, di, parliamo di 42 chilometri, quindi presente all'indietro. Pensa a te, tanto complimenti a chi li sa fare, perché già dura farli davanti, per saperli fare dietro, 42 cioè. Adesso lo vediamo domenica prossima, perché 42 non li ho mai fatti, fino a 25 bravo. Li ho fatti, ma 42 lo proviamo. Però stiamo studiando lo specchietto retrovisore per il retrorunning. Ecco, io partirei da quello, almeno c'è qualcosa di tecnico che assomiglia a qualcosa che va in macchina o in moto. Senti, ma del Gran Premio di Assen che cosa diciamo? Due cose, perché comunque è stato un grande gran premio veramente straordinario. Alla fine ultimamente gira aprile eccetera, ma per l'80% dei casi alla fine vince Marquez quando ci sono. Ecco, io credo che si debba riconoscere in questo momento, forse con quel pizzico di dispiacere che la maggior parte dei tifosi italiani ha perché non gode di grandissima simpatia, addirittura in questo momento, pensate il paradosso, solo perché guida una Ducati è quasi diventato simpatico Lorenzo, che è sempre stato come un gattino attaccato ai cosiddetti, però voglio dire, oggi con tutto che possa essere spigoloso, quasi scorretto, sicuramente avversario di Valentino, in questo momento un gran premio come quello di Assen lo incorona il miglior pilota del lotto in questo momento. E perché detto da te è una missione quasi, abbiamo sentito la sofferenza nell'ammetterlo, però io ti ripeto, in questo momento non avendo, allora Valentino è sul viale del tramonto, al di là di quelli che sono i colpi di classe che ancora può regalare, però tu lo vedi perché alla fine quando va bene la sua posizione da podio, se non troviamo la gara bagnata o dove succede che per qualche motivo c'è qualche problema tecnico e gli altri, cioè lui oggi in partenza scattare davanti mai, è bravino ancora in quello che può essere il pressare l'avversario, tu lo vedi che se c'è un passaggio un po' delicato, ci sono a volte cambi di direzione dove devi essere molto bravo a buttare giù la moto e a trovare la traiettoria ideale, è ancora quello che è capace di infilare anche il più forte in uno spazio minimo con la massima tempestività, però nell'economia di un Gran Premio oggi secondo me non è più vincente, quindi il tifoso che per 10 anni, 15 anni è andato avanti con il proprio cavallo ideale, perché comunque era a tutti gli effetti un fenomeno, un fuoriclasse di proporzioni indescrivibili, è un po' alla ricerca di un nuovo campione sul quale concentrare la propria passione, la propria simpatia. In questo momento c'è poco da dire, cioè abbiamo visto che Lorenzo ha fatto una gran gara, poi può aver sbagliato la scelta della gomma con una soft davanti che a un certo punto lo ha messo in difficoltà, non riusciva più a tenere e rischiava che gli si chiudesse il manubrio, però è calato anche fisicamente, Dovizioso continua a commettere quegli errori che fanno la differenza fra l'ottimo pilota, il campioncino e il fenomeno. Secondo me bisogna guardare con una bella prospettiva di positività personaggi come Rins, come Vignales, cioè probabilmente qualcosa si sta muovendo, e poi dietro, ecco, io ho tanta fiducia in Bagnaia, mi sembra che possa essere destinato ad arrivare, non dico come Valentino Rossi, che è improponibile il confronto oggi, però mi sembra che brilli di una luce propria, quindi già con una bella forza emotiva, promozionale, tecnica, qualitativa, agonistica, può essere veramente il personaggio che un anno ancora scalerà arrivando in MotoGP, sarà un anno di apprendistato, magari fra due anni potrebbe fare il salto per esempio in una moto ufficiale quando magari Valentino smetterà e diventare il nuovo
pupillo degli appassionati italiani. In questo momento, in una gara splendida, perché io non ricordo a memoria, negli ultimi anni, una gara con 6-7 piloti che si sono sorpassati in continuazione dal primo all'ultimo giro, finché Marquez non ha messo quei 30 metri fra lui e gli altri, ma l'ha fatto per l'ultimo chilometro e mezzo, due, con sorpassi, contro sorpassi, addirittura le famose fiancate uno contro l'altro, equilibri precari, gente che ha rischiato di cadere, quello che ti spinge fuori, però sempre all'insegna della massima aggressività e sportività. A me domenica è sembrato che nessuna situazione di scorrettezza tecnica si sia vista, ma grandissima prestazione e anche di grandissima pericolosità, perché i treni ai quali ogni tanto siamo costretti ad assistere sono portati a velocità estreme, ma quando ci sono 4, 5, 10, 15 metri tra una moto e l'altra, è chiaro che è diverso, cioè fanno quel mestiere e sono capaci di portarle al limite. Ma quando la bagarre è fianco a fianco, cioè la pericolosità, il rischio di caduta e il rischio di cadere male aumenta in maniera vertiginosa. Secondo me hanno dimostrato di essere veramente i numeri uno del moto mondiale domenica. Stefano, ti ringrazio, noi ci sentiamo a voi prestissimo. Ciao, buona giornata. A voi e a tutti gli amici, buona serata. Ciao, anche a voi. Buonanotte. Ciao, 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 ciao. Radio Nettuno. Radio Nettuno. Passione sportiva. Un'alba che non deve mai arrivare, coi brividi di freddo, cercando un posto per conoscerci. E con le spalle che si toccano, so che ti gocciola, siamo finiti qui a confidarci con le nuvole, è distante la città, c'è chi balla e c'è chi va, e c'è chi ha avuto e chi un cuore non ha, e chi sta dormendo.
Eccoci qui, allora abbiamo fatto un regalo a Danny che ormai è appassionato di Marco Armani. Grazie, la dedico a tutte le mie ammiratrici. Ecco, allora, parlavamo anche di Armani potete... nel fuori onda, il portiere dell'Argentina, si può dire? No. No, dillo ormai. È la volta che le prendi, No, perché giustamente Armani giocava in porta, quelli che giocavano fuori si chiamavano tutti Arpiedi. Esatto. Dopo questo possiamo chiudere. Chi è che lo picchia? Chiudere, c'è un ascoltatore che ci scrive che vuole picchiarlo, per favore. Scriverà la Carlotta adesso. Ci ha già scritto, che scriverà, commentava la tua faccia da arrapato che abbiamo messo su Facebook. Avete fatto anche le foto. Così. No, una foto io e lui, ricordo, lui ha una faccia un pochino, come dire... Dopo il momento delle foto, anche allora parliamo con Massimiliano del libro audiolibro. Ecco. Tanto dove lo troviamo l'audiolibro? L'audiolibro si può scaricare sul sito dell'editore, che quindi è www.area51editore.com. Poi sulla barra di ricerca si digita doping e ti rimanda direttamente alla pagina dell'audiolibro. Ecco, quindi, allora, però ha un titolo? Oppure... Il titolo è Il doping e praticamente tratta tutto quello che riguarda l'argomento doping. Sono 40 minuti, diciamo, abbastanza densi di dati, di informazioni, eccetera, però raccontati anche in un modo leggero proprio per arrivare alle persone che non si sono mai interessate di questo argomento, quindi anche ai non addetti ai lavori. Quindi partendo da, diciamo, i cenni storici, anche perché è un fenomeno relativamente recente, consideriamo che la prima squalifica per doping risale al 68, le Olimpiadi di Città del Messico, mi pare, e poi si parla delle sostanze più usate, dei casi più eclatanti, quindi parliamo di Ben Johnson, Olimpiadi 88, Armstrong, vincitore dei 7 Tour de France, poi... ovviamente li ha persi tutti perché è stato trovato, ha dovuto confessare l'uso di EPO e di doping e del sistema che aveva messo in piedi di doping di squadra. E poi parliamo di alcune tematiche interessanti, c'è un capitolo dedicato al professor Conconi che forse molti conoscono, che è un po' quella figura principale del doping in Italia, è un po' colui che anche insieme al finanziato dal CONI ha dopato molti atleti italiani. Beh, adesso io direi che allora adesso su Conconi definire dopato che dopava, cioè lui ha fatto tutta la prima teoria era quella delle fibre bianche e fibre rosse e quindi di cambiamento proprio totale di quello che è la considerazione della situazione proprio legata alle capacità fisiologiche di ogni atleta. Allora, lui ha portato avanti teoria, è chiaro che la sua teoria maggiore era quella del ricambio del sangue, eccetera. Ma cioè, definire che lui dopasse, cioè, adesso mi sembra un po' esagerato, anche perché... lui è stato condannato, Sì, è stato condannato poi prescritto, cioè io cito proprio... No, lo so, però insomma poi, non me lo figuro che lui materialmente dopasse, ecco, cioè questo lo voglio dire anche perché obiettivamente lui erano teorie decisamente molto spinte, cioè quello che era il discorso appunto della ossigenazione del sangue, della emotrasfusione, eccetera. Queste e soprattutto sono dati, è colui che diciamo che ha capito in anticipo anche gli effetti dell'EPO. Sì, adesso alle sentenze, poi dopo comunque vabbè, c'è un capitolo dedicato a lui che ognuno poi si farà le proprie idee, insomma. E così poi una cosa, anche un capitolo interessante è sul calcio, nel senso che noi siamo tutti portati a legare il doping a alcuni sport, quindi ciclismo, atletica, diciamo gli sport più da fatica, mentre in realtà non è proprio così. Anche altri sport sono, diciamo, non sono puri, e c'è un capitolo che io ho chiamato tutto il calcio siringa per siringa, dove si parla sicuramente del processo alla Juventus dopo le dichiarazioni di Zeman. E, si parla anche di... ci sono testimonianze di alcuni ex giocatori e allenatori degli anni
nel periodo degli anni 60, quindi mi piace citare uno su tutti, Carlo Petrini, che è un ex giocatore che ha giocato anche a Bologna e che ha scritto vari libri sull'argomento. Uno su tutti si chiama Nel fango del dio pallone, dove si parla di doping, si parla del calcio scommesse, quindi un libro molto interessante. E fino ad arrivare a, diciamo, un futuro che è alle porte, che speriamo poi non arrivi mai, però che è il doping genetico, a cui ho dedicato l'ultimo capitolo. E praticamente, brevemente, adesso senza entrare troppo nei dettagli perché sarebbe un po' noioso, ma è una metodologia che nasce, diciamo, come sempre dalla scienza, che cerca di alterare direttamente i geni veri e propri di una persona per contrastare gravi malattie. E diciamo che se la tecnica fosse usata per aumentare forza, resistenza, riflessi, eccetera, quindi per condizionare le prestazioni sportive, sarebbe, insomma, abbastanza inquietante. Diciamo è una sorta di OGM, no? OGM, cioè, atleti... OGM. Generalmente non modifica, ma questo... Questo è un po' il sunto di quello che è questo... Diciamo che su alcune cose effettivamente sono già state portate avanti anche, questo purtroppo è stato anche dimostrato, il concetto, come dico, è interessante, il libro che quindi potete ascoltarlo, ricordiamo dove? Sì, www.area51editore.com è acquistare. Sì. Si scarica e poi si ascolta, è un file MP3 come, sì, che dura 40 minuti. Però è un libro audio, si ascolterà. È un audiolibro. Cioè, non è che uno che passa a leggere. Beh, quello lo diamo per scontato, che uno lo acquista. Sì, anche perché tutto è anche in offerta. Cioè, diciamo, è anche perché costa 2,90 euro, quindi poco più 2 che fa, in offerta 2,40, quindi insomma, rinunciamo a due caffè da Zanari. Hai scelto di farlo, di stamparlo? Questo stavo per chiederlo, ecco, io, vedi, perché audiobook e non, diciamo, magari un ebook. Questa casa editrice, che tra l'altro ha sede qua a San Lazzaro, si occupa solo di formati digitali, solo di audiolibri. E quindi... Un aiutino al lettore, il doping a volte lo chiamano aiutino, sì, e questo caso, esatto, no, esatto. Quindi non può essere scaricato positivo, come, esatto, come ebook, ma no, solo come audio. Lo hai letto tu o hanno... No, c'è una voce profilina. No, con la mia voce non potrei mai. Vabbè, invece sei molto bravo anche in radio. No, c'è un lettore professionista, si chiama Lorenzo Visi, che fa proprio quel lavoro lì, quindi... Quindi è da ascoltare, uno, diciamo, fa una sorta di training autogeno, poi alla fine, quando uno se lo ascolta, sono poi di sera, eccetera, che lui ascolta. Diciamo che è un argomento abbastanza pesante, però trattato in modo leggero, proprio per arrivare ai profani, ecco. Ma sul doping genetico dicevi che è usato anche per curare gravi malattie. Se l'essere brocco viene considerato una grave malattia, lo passa la mutua. Esatto. Questa era la finale che ci voleva. Non so se vuoi dare una risposta. Ma posso dire che stanno facendo degli esperimenti sugli animali, in particolare sulle rane, quindi sul salto in alto direi che potremmo andare molto avanti. Beh, allora, le pulci in proporzione saltano di più. Apriamo anche la parentesi del retro running, non so che cosa si potrebbe fare sul gambero, si possono fare degli esperimenti sul gambero, prendere qualche gene del gambero e forse uno si va... bene, ma e con dei tali geni, per non dire con dei geni tali, si va bene. L'orario eccetera. Intanto vanno avanti a Wimbledon a giocare a tennis, non parliamo di quello che succede nel tennis, dove effettivamente anche lì ci sono abbastanza sviluppi dal punto di vista delle sostanze che ti aiutano, perché una partita di tennis giocata tutti i giorni è avere una bella spinta, perché non è così semplice, ma ricordiamo allora quello che è la retro running, il campionato del mondo, e gli orari e soprattutto la cena che verrà fatta alla sera precedente al retro running. Alla Rizzola. Intanto, visto che ne parlo spesso, adesso lascio la parola al mio più stretto collaboratore. Mancava anche questo.
Visto che ho detto solo cavolate, stasera le cose serie le lascio dire a lui. Sì, di solito mi usa per le cose serie, infatti anche tipo la gestione della pagina Facebook, che comunque la ricordiamo, è settimo IR Retro Running World Championship, altrimenti detto settimo campionato del mondo in retro running, che si svolgerà appunto il prossimo weekend qua a Bologna, al quartiere Navile, al centro sportivo Arcoveggio. Per quanto riguarda le gare su pista, saranno venerdì a partire dalle ore 9, la gara inaugurale saranno i 10.000 metri, che farò anch'io fra l'altro, e poi si proseguirà col programma fino alle 7 di sera, e seguirà la cena al contrario, di cui lascerò la parola al mio socio qua presente. Poi sabato riprenderemo con le gare su pista, e nel venerdì ci saranno anche le qualificazioni comunque delle gare veloci, e mentre sabato ci saranno buona parte delle finali con tutte le premiazioni, e domenica invece, sabato sempre alle 9, alle 19 come orario, e domenica invece ci sarà al parco di Via Giardini Cabura lo spettacolo della prima maratona mondiale della storia e la mezza maratona classica, e quindi ricordiamo che le iscrizioni al campionato del mondo potranno avvenire fino al giorno 10, quindi per i ritardatari li esorto ancora una volta, perché c'è ancora qualche atleta che non si iscrive perché vuole vedere le gare meno partecipate per provare a vincere una medaglia, di conseguenza non si sono ancora iscritti. È giusto per mettere abbastanza nei guai il sottoscritto che deve preparare il tutto, ma pazienza, ci sono abituato. E poi niente, per quanto riguarda la maratona invece, qua l'iscrizione è aperta fino all'ultimo momento, essendo comunque un evento nuovo ci teniamo a pubblicizzare il più possibile questo evento, perché comunque in Italia e nel mondo una maratona non è mai avvenuta a livello ufficiale, a livello ufficioso diversi atleti l'hanno affrontata, però a livello ufficiale a un campionato del mondo è la prima volta, e siamo onorati di averlo portato grazie a un'idea appunto di Francesco Del Carlo, che è la mia sinistra, che è comunque colui che ha preso in mano questa avventura, che non sembrava destinata a perdersi dopo la rinuncia di Dublino, che era la prima sede, e quindi ha avuto anche questa idea di mettere la maratona. Sarà un piacere morirci dentro anche per me, ci proverò, e beh, se non arrivo, cioè morirci proprio, sì sì, no, ma è di sopravvivere, no, ma... beh, ci muoio dentro, e se non muoio al massimo finisco per dare una mano, mi ritiro prima. No, scherzi a parte, ci tengo a provarci, perché è un evento veramente unico, e se qualcuno ha voglia di provarla ci siamo, noi siamo lì, e chi non vuole provarla veniteci a vedere, perché veramente rimarrete colpiti da quanto sono bravi questi atleti internazionali, che si allenano duramente per preparare un campionato che, di una disciplina che è sempre vista quasi come un gioco, fa sorridere o non è per niente conosciuta. Ma citerei uno su tutti, Thomas Dold, lo dovreste vedere come corre all'indietro, e va molto molto più veloce di tanti atleti, anche buoni agonisti, che corrono in avanti. Per quanto riguarda la cena al contrario invece, come dicevo, passo la parola al grande capo dell'evento. Grazie, e come cena al contrario appunto sarà una cena che è proprio in tema con la corsa al contrario. La disputeremo anche quella è dura, è una gara dura, perché non ci siamo abituati. Appunto ceneremo alla Rizzola a Calderara di Reno, e i pasti saranno, le portate saranno servite a partire dalla mazza caffè, arrivare all'aperitivo, quindi prima il dolce, i camerieri cammineranno lì dietro, chissà se volerà anche qualche piatto, il motivo sarà quello. Comunque si parte poi dal dolce, poi il secondo, il primo, l'antipasto, insomma si va al contrario anche da lì. Per dare l'adesione anche lì, il 10 dobbiamo già sapere quanti siamo, perché dobbiamo comunque cominciare a preparare la sala, devono cominciare anche a capire come cucinare quanta roba per quanti eccetera, per cui
Anche lì, visto che qua non ci sono grossi sforzi da fare se non magari quello mentale di cambiare prospettiva, invito tutti i bolognesi a partecipare. I primi che arrivano ovviamente meglio alloggeranno, e per prenotare basta inviare un messaggio WhatsApp o SMS come preferite al 347 23 23 020, è anche un numero abbastanza facile da ricordare, 347 23 23 020. Basta dire quante persone sarete e di che età. C'è qualche informazione in più anche sul sito www.retrorunningbologna.info, dal sito ufficiale della manifestazione, dal quale ci si potrà anche ancora per pochi giorni iscrivere alle gare di retrorunning, oltre che vedere i dettagli sulla cena al contrario e prenotare per la cena al contrario. Ecco, beh, questo posso fare una domanda, cioè quanti iscritti ci sono? Quanti partecipanti avremo in questi... Allora, partecipanti precisi lo impareremo sul momento. No, ma all'incirca, cioè nel senso... Noi puntiamo ai 150, abbiamo già 20 delegazioni mondiali iscritte. Ah, però. Sì, e... comunque, perché avremo anche una cosa che non ho detto, il sabato mattina avremo una gara sperimentale aperta ai bambini, quindi lì speriamo di portarne il più possibile. E il discorso è l'età? L'età va dai 10 anni di... com'è che si chiama il bimbo team? Team Wüstenfeld, qualcosa del genere, e ai 76 anni di Giovanni Martinelli. Ecco, qua infatti volevo arrivare, cioè quindi è, diciamo, cioè, che è un mondiale cosa. Aperto a tutte le età. Assolutamente sì, ci sono tre categorie, maschili e femminili, per tutte le distanze dell'atletica tradizionale. Cosa si vince? Più gli juniores per medaglia, le distanze del campionato. Sì. La medaglia, la maglia da campione del mondo. Ah, perché no, no, è un campionato serio, il mondo dai, del salame. È campionato mondiale, insomma. Sì, a parte che sempre a parte che Danny è abituato a farsi dare del salame, comunque. Ah, no, anch'io giustamente partecipa. Siamo tutti. Sei già iscritto. Comunque ci sarà qualche premio, qualche premio in natura alla cena, perché ormai mi costringete a spoilerare, era una cosa che tenevamo forse anche per la conferenza stampa, ma comunque voi sarete i primi a saperlo. Ci sarà durante la cena al contrario anche la lotteria al contrario. Si comprano i biglietti inizio sera, poi piano piano cominciano a venire estratti. Quelli che non vengono estratti o comunque vengono estratti per ultimi vincono i premi. Pensavo che chi vinceva doveva pagare. Anch'io sul primo momento pensavo questa che era la formula era più vincente, diciamo. Beh, se i premi sono come quelli della Lotteria Italia, ad esempio, che tra l'altro non è nemmeno toccata dalla nuova legge, potrebbe essere utile anche per l'organizzazione, visto che abbiamo anticipato un sacco di soldi che probabilmente non ci entreranno tutti, anche perché il retro running ha anche questa particolarità contraria agli sport a cui siamo abituati, che generalmente quando si organizza un evento non si guadagna, bella grazia se si va in pari. Beh, quello è successo anche alle Olimpiadi del Brasile, diciamo che non è che... Questa è una cosa normale, l'importante è non lamentarsi, perché esatto. se ti lamenti dopo diventa una tragedia, veniamo con i fazzoletti. Esatto. Senti, beh, allora, retro running, mentre Gianluca tu sei di passaggio... Sono di passaggio, ci vediamo sabato e ho la mia bici da Armaroli in preparazione per essere tutta settata, anche perché la mia bici era del 2004 e quindi va più forte. Va più forte secondo me perché era un po' dopata dall'epoca, ma più che altro ha bisogno di un attimo una sistemazione. L'altro giorno ho aperto tutto il cambio, c'erano delle sfere che sono volate un po' da tutte le parti, quindi ho detto è il momento di farla verificare e prepararla per la gara. Era tutto un giramento di sfere. Vede, noi volevamo sapere del nipote di Danny... Sì, adesso è pausa, lui ha finito il campionato di baseball, sono arrivati ultimi, però sì. zero vittorie, tutte sconfitte, però la squadra sta crescendo, io gli do ottimi consigli, lui è sicuramente uno dei migliori. Forse è questo il problema. Forse era meglio non dare. No, è fortissimo lui. È proprio per quello, lui sarebbe fortissimo, poi riceve i tuoi consigli, arriva il consiglio e quindi arriviamo ultimi.
è che lui deve far piacere allo zio, dice sì, devo far piacere, quindi questo è l'elemento. Però tu sarai partecipe della partecipare alla retro running, sei già iscritto? No, ma ormai ce l'hanno con me, cioè hanno detto che la considero una sagra. Beh, cioè, mi dispiace, è un mondiale. No, ma sei iscritto ai 100 metri? Ai 100 metri? Ma sì, sì, ci 100 stavo... metri e la maratona, fai la più corta e la più lunga, poi vedi dove ti trovi meglio, se sei più velocista o più mezzo fondista. Proprio ne conosco un altro che fa i 100 e la maratona, uno a caso, eh. L'ho proprio qua di fianco, non lo conosco. Sono tutti in questa stanza quelli che fanno i 100 maratona. Io penso di avere il fisico adatto per questo sport. Esatto. Allora cioè, io potrei essere forte, quindi state attenti per favore. Anche perché si deve bastare al contrario. Sì, esatto, la rovescia. Massimiliano parteciperà anche lui. Era... Sì, beh, io prenderò qualche aiutino, chiaramente. Sono qua apposta. E quindi parteciperà, quindi abbiamo già due iscritti qui, anche Andrea forse è intenzionato. No, fare il lancio del peso indietro, non c'è il lancio del peso indietro. La tecnica dorsale in un certo senso è un po' un lancio all'indietro, anche se ci si gira però alla fine, non è proprio completamente all'indietro. Come però, anche il Fosbury nel salto in alto, che è all'indietro il valicamento, sì, ma la rincorsa è l'avanti. Il vero problema è quando arrivano gli atleti. Perché lo speaker chiamerà gli atleti dicendo il nome alla rovescia. La rovescia, beh, è chiaro, è tutto così. Sembrano tutti giapponesi. A parte Shuei. Ti sei preparato con il tuo cognome al contrario? Ah, Oxenknarf come nome me lo ricordo, il cognome non so pensato. Io so solo che sono Trebla, per il resto non so niente. Bene, noi siamo ormai alla fine, ricordiamo allora dove trovare l'audiolibro che, come diceva Danny, si paga, perché Danny su YouTube guarda... Soprattutto... No, io volevo fare anche una piccola polemica. Strano. No, visto che... Ci ha appena fatto aggiornare il calendario in studio. Visto che chiedevi perché è un audiolibro e non è un libro, recentemente, qualche giorno fa, un importante esponente del governo ha detto che non legge un libro da 3 anni, quindi secondo me gli audiolibri sono utili anche per chi non ha voglia di leggere, come la nostra sottosegretaria alla cultura. Quindi insomma chi non ha voglia ascolta tutti i giorni e in macchina ti metti il CD e puoi leggere 20 libri senza nessuno sforzo, quindi l'audiolibro secondo me è una bella invenzione. Però il CD sei rimasto un po' indietro, sono MP3, lo so, ma ci sono anche... essendo l'audiolibro, il bello dell'audiolibro con l'MP3 quando è fatto bene è che tu puoi velocizzare o rallentare la lettura, quindi puoi metterci anche meno tempo. Adesso questo io me quello non vale, però puoi dopare anche la lettura dell'audio. Però non diventa con la voce da crescendo così, cioè, io francamente come il professor Brugge quando era che dopava qualsiasi cosa, che io prendevo per mia figlia il libro bagno, ma non c'entra con l'audio lì. Era il libro bagno che tu quando facevi il bagno avevi una sorta di libro di plastica, eccetera. L'avevo comprato anch'io per mia figlia, esatto. Il libro bagno, cioè non sapevo che si chiamava libro bagno, ma c'aveva le papperelle dentro. Sì, esatto. Comunque la cosa che tutti mi chiedono quando mi incontrano è che cos'è un audiolibro, perché tanta gente, è un prodotto relativamente giovane, recente, quindi tanti non lo sanno. È così, è talmente giovane che è la già domanda, un po' vecchio, è la domanda esatto. Principale che mi fanno. Sì, no, sì. Secondo me è particolare. La domanda che a me è venuta subito è: una volta che sei digitale, audiolibro, podcast, tutte queste sono comunque dei sistemi che funzionano. Ma io ti vedevo una volta che avevi l'audiolibro e hai sicuramente un testo che hai fatto leggere a chi ha. Raccontato l'audiolibro, io vedevo anche un bel ebook lì di fianco pronto e uno se lo voleva scaricare, esatto. Insomma era anch'io, magari anch'io l'idea era anche la mia quella però insomma sei sempre tempo a farlo, assolutamente proporremo all'editore anche questa idea. L'importante è avere il contenuto, una esatto, volta che c'è esatto. Il contenuto esatto. Dopo poi lo puoi fare, poi dopo lo puoi fare anche... possiamo anche fare un film un domenico, sì. No, anche tutto una canzone, la carta secondo me è ancora un elemento importante, io non la voglio abbandonare, soprattutto quella di credito, vabbè questo è un altro discorso però cioè
sei tu che lo porti a fare. Sei nato, no, lo istiga. Cioè, per me lui lo istiga. Lo conosco da 20 anni, sono 20 anni che lo sopporto. Per fare il retro, tartasso con ste battute. La cosa vera è che per fare il retro running qualche cosa dentro ce la devi avere. Quello è sicuro, quello l'abbiamo capito. Per dare consigli nel baseball sarebbe meglio dargli un po' meglio, però contiamo che il prossimo anno arrivino più su in classifica, ok? Certo, io che non possono che far meglio, poveretti. Sicuramente il prossimo anno faranno meglio. Io vi racconterò il 28 che cosa ho fatto, perché potrei anche non arrivare in fondo alla gara ed essere spataccato per terra davanti a Buckingham Palace a una braccia aperte. Di Palio di Siena. Pensa se arriva la mia bicicletta e non io. Intanto il Parma ha preso Bruno Alves dai Rangers. Quindi. Così giocherà in 10 metà campionato, perché conosciamo Alves come fa. Allora, Massimiliano, ti ringraziamo e speriamo di riaverti. Qui sicuramente, sicuramente. Spero che con noi in stanza. E salutiamo Francesco Del Carlo, ciao a tutti, Alberto Venturelli, buonanotte a tutti, Gianluca Corradi, ciao. È tanta affollata all'osteria che con i saluti facciamo un'altra puntata. Buonanotte, ecco, poi buonanotte Massimiliano e ovviamente buonanotte Andrea, a tutti, grazie. Finalmente chi saluta con un attimo più di spirito, di entusiasmo, perché avremo un po' anche con Peria per un periodo, visto che io sarò via, quindi sarà un po' difficile, sono a Pinzolo e quindi Carlo, ci ritroveremo subito, penso dopo, in agosto, tanto ormai non c'è più tregua perché il campionato inizia a metà agosto, quindi siamo già in dirittura d'arrivo. In questa settimana comunque parleremo ancora di retro running, poi tutti i giorni verrà ripetuto questo, mi raccomando, andate a vederlo perché merita. E siccome siamo al weekend e ci abbiamo parlato della montagna, vi salutiamo con questo brano che è Weekend in montagna. Che bel weekend abbiamo passato in montagna, senza le donne, senza la TV. Pini giganti su scarpate lavagne, se c'è dell'altro amico dillo tu, le facce rosse per i